che state ascoltando è Fumble. Stavo già registrando. Il primo podcast stavo già registrando. Fumble. Così taglio direttamente dopo senza dover fare un macello. Fumble è il primo podcast di live play di giochi di ruolo in Italia. Yes. In italiano. In italiano. È un prodotto di QWERTY, l'associazione generatore di podcast che trovate a QWERTY.it, QWERTY con la U come Deborah con la H. Perfetto. Comincio a pensare che abbiamo sbagliato nome, ma fa io comincio a trovarlo a nausea, mi piace un sacco ma è a nausea. Ma tanto... Io ho cambiato la mia tastiera del computer, ho staccato la W e ci ho messo la U. Ottimo, perché è un ottimo sistema per fare anche quello. Su QWERTY trovate non solo Fumble, ma anche tutti gli altri podcast del network, tra cui Ricciotto, Coccinelle, Chucky e Tizioni d'Inferno. Nonché, da quello che so, anche una buona parte di materiale storico. Un buon archivio che arriva fino al 2007. Esatto. Quindi avete parecchi anni di... Di viaggi in macchina potete sfruttare per quello. E le ultime puntate dei Pokémon. No? Oggi siamo live dal Play di Modena e ringraziamo, ma col cuore... Bellissimo. Di averci ospitato e di essere qua. Siamo in vetrina come ieri e c'è la gente, i cosplayer che passano davanti. Anche perché oggi c'è il tornado di cosplay. Oggi c'è il tornado di cosplay. Infatti sono molto distratto. Infatti poi Simone si metterà dall'altro lato del tavolo. Sembriamo anche quasi una radio serie con la vetrina. Sì, sì, esatto. Oggi al Play siamo gli ospiti VIP. Abbiamo degli ospiti VIP. Wow. E siamo qui con Coboldi. Coboldi! Dobbiamo premiare. Il concorso che abbiamo realizzato in collaborazione con i ragazzi di Narrativa. Abbiamo fatto bene a chiudere la porta, perché se sentono la puntata di Coboldi, vedete che cosa dice? Ma qui chiudono in un angolo come no, è il gioco di ruolo dei matti. No, guarda, un paio di vetrine più in là c'è l'angolo bimbi dove li mettono. Esatto. L'hanno prolungato. Ci mancano le palline qui che riempiono mezza stanza. E dopo ore di votazione nella redazione di Fumble, con pugni in faccia, gente che lancia palle. Ma guarda ancora il segno per i cazzotti. Sì, sì, sì. Che sono questa sì. No, ma cosa dici? Se non votate questa, io me ne vado. Non è assolutamente vero. È stata una cosa fighissima e veramente ma non la devi raccontare così, devi raccontare un po' di drama. Ok, è stata terribile. Oh. Cioè, guarda che anche noi abbiamo il nostro Morgan di turno. È vero, hai ragione. Al Cobalt Factor. Io e Simone avevamo i capelli prima di iniziare. Sì, e poi dopo è successo quel che è successo. Anche Michele ce li aveva. Abbiamo i vincitori. Una volta li avevo. Abbiamo i vincitori e sappiamo di che colore sarà Kotor. Croto. Stiamo cominciando a aver troppe carte. Iniziamo dall'ultimo però. Iniziamo dal terzo. Dal terzo classificato. Poi ci sarà la classifica anche sul sito. È Coboldo soggettivo. Coboldo soggettivo, quindi non ha esattamente un colore, è un po'. No, il colore ce l'ha. Adesso arriva il Coboldo soggettivo che è stato al suo posto da Saverio Porcari. Che evidentemente legge spesso cosa su internet. Dice il terzo posto? Recentemente il terzo posto lo dice. Aspetta, Simone cosa dice? No, lo facciamo dire a Michele, sì. Presentiamo l'ospite giusto, sì. Che adesso abbiamo, lo presentiamo bene Michele Gelli che rappresenta Narrativa. Presentiamo i premi in realtà. Cioè regaliamo Gelli? Sì. Ah, oh no, va bene. È attivo. Esatto, parti perché lo dico, il primo posto è il mio. Ho vinto io, andiamo. Michele. Non può vincere lei. Così per... Michele, presentati, dici chi sei, cosa fai, come mai sei capitato qua con noi? Questa grande sfiga. È successo così, in tutta qualche... 9 anni fa, perché Narrativa ha 9 anni ormai, io ho giocato a Canne nella Vigna, mi è piaciuto in maniera incredibile, ma questo non lo sta pubblicando nessuno in Italia. Io sono nato, ho lavorato per 20 anni come editore, beh, quasi. Ho iniziato a fare un paio di telefonate, gli ho detto sì, vai, facciamo, facciamolo assieme. E dopo un po' è diventato un secondo mestiere che sta anche andando abbastanza bene, perché questa nuova corrente che è girata negli Stati Uniti sta producendo giochi più belli dell'altro. Cos'è la corrente dei giochi indie? I giochi indie, che hanno, dopo un po' di periodo di stanchetta del gioco di ruolo, sono riusciti a tirare fuori delle idee nuove, delle nuove tagli, delle nuove prospettive. Stanno andando bene. Stanno andando veramente. Qual era il nome ufficiale di Cane della Vigna? Dogs in the Vine. Ah, ok. Non è una traduzione alla Mantua, Simone. No, è stato per l'altro.
sono i cani da guardia della Regina del Signore che dopo gestiscono se stessi, che vanno in città di Tanguesta, gestire la giustizia in assenza dello sceriffo. Giochiamolo! Sì, tipo i mormoni. Banalizzata, no, allora tutte le volte che parlo di questa cosa mi arriva fuori che mormoni. Te l'ho detto apposta, te l'ho detto apposta, perché sfattiamo questo mito, esatto, che siano i mormoni della battaglia. È un gioco che parla di responsabilità e di scelte morali difficili. Non ci vuole quella musichetta, quella sono... è un messaggio educativo. No, non è tanto un messaggio educativo, perché non è detto che vengano premiate scelte giuste. È l'idea di dire, c'è un giovane pirla, non ha un'idea di cosa sia la vita, ti hanno preso per ragioni, perché il parete della tua città ha sognato Simon Kahn, ti ha mandato a fare una specie di carta. E non è bello, In cui ha detto, ti hanno insegnato a sparare, a fare fuori, eccetera, poi ti ha detto, guarda, questa è una Bibbia, adesso vai e sistemi casino. Grandissimo. E francamente... Il bello di sto gioco è vedere come questi personaggi che si aggirano a dire ok, io faccio del mio meglio, perché uno dice ok, ci saranno anche 10 comandamenti, ma non è esattamente un codice di procedura penale, io qui devo improvvisare un sacco di roba. È vero che come rubare, funziona veramente, è vero che rubare è peccato, ma è rubare peccato uguale se lo hai fatto perché ci stanno magari figli, certo, di fame? Ma se facendo il furto poi uno ci ha lasciato le penne? Ma allora era più colpa di quello che ha commesso omicidio? Che ha commesso omicidio di quello che ha privato del cibo alla città. Ok. E allora, arrivati in questi contesti, tutta la gente arriva lì: oh, guarda, devi fare questo, devi mettere a posto questo qui. E avete il compito, quando mollate la città, di bene o male di aver lasciato le cose. Non dico perfette, ma insomma, peggio di prima. Ma avere sistemato i problemi. Io in questo momento sto pensando a Mantovanelli o a Roberto. Prendi di questo ruolo nell'incanto. Perciò avete iniziato con Cane della Vigna. Con Cane della Vigna avete una prima serata. E dopo la cosa è andata bene, ci siamo sempre divertiti a giocare. Io, se mi invitano a giocare, gioco qualsiasi cosa ovunque. E siete quelli che dobbiamo ringraziare per aver portato Dungeon in Italia. Esatto. Voglio dire. E anche su questo tavolo. Beh, sì, è stato Simone anche direttamente, voglio dire. Però... No, sì. La sorpresa di riprendere l'entusiasmo della scatola rossa di D&D e senza le cose che adesso sono datate. Cioè, è un gioco che non dirlo a tutti qua perché qualcuno. No, io ho la scatola rossa, ho tutte le differenze di D&D che sono messe in terra, tutte quelle di Warhammer. Quindi insomma. Anche perché sennò, se tu non fossi appassionato di quel periodo, non avresti fatto le due edizioni del rosso supplemento rosso e blu come le scatole complete, expert e base di D&D. Perché cioè, i giochi dove la gente della mia generazione ha iniziato, si è appassionata, facevamo i tornei che una volta erano una cosa seria. Ok, non è che nella nostra generazione c'erano già i colori? Sì, Guarda che ai tornei di Dungeon di D&D di quando ero giovincello io, c'erano talmente tanti iscritti che i master furono portati in albergo a Rimini spesati dall'organizzazione. lusso sfrenato, cioè, adesso non si vede più. Sì, master spesati credo di... No, cosa vuol dire? Quando è che abbiamo portato in Italia Dungeon World con narrativa? Dungeon World l'anno scorso, di 2 anni fa. Esatto, nel 2013. L'abbiamo giocato in trasmissione per far vedere che c'era anche la parte indie dei giochi loro. Sì. Noi giocavamo in quel periodo. Ma è un annetto fa. E voi avete continuato a fare uscire materiale per Dungeon World, giusto? Abbiamo fatto un per Inverse World. Che stiamo giocando in questo momento. Siamo appena arrivati. Abbiamo appena iniziato. E proprio per questo abbiamo pensato, innanzitutto visto che c'è la nuova classe nella seconda edizione che avete messo come l'arca nera e la strega e il nostro animale totem. Noi giochiamo i coboldi come fossero dei paladini di 20° livello meglio. Ma lo so, meglio. Sono le creature più potenti del nostro mondo in bene e in male. Anche sangue di drago. Appunto. E il problema. È il più grosso problema. I draghi comunque smentiscono. Loro non sono miei parenti, non sono associati. Non c'entrano niente con noi. Ti diserendo. Draghi potranno dire quello che vogliono. Però i coboldi vincono, sono di più. E allora abbiamo detto, perché non fare qualcosa insieme con voi? E abbiamo creato questo... abbiamo creato questo piccolo evento. E che premi ci avete dato? Allora, piccolo evento, sono arrivate 50...
abbiamo iniziato con le magliette. Esatto, che fra l'altro abbiamo anche l'autrice. La camera non è ruotabile, non verrà inquadrata al momento. Poi dopo fai il passaggio dietro. Saluti. Ok. E poi abbiamo portato alcune copie del manuale di Dungeon World della seconda edizione, dove c'è dentro il coboldo. E alcune copie del manuale per chi si appassiona, chi l'ha visto. Tante cose belle. Infatti c'è stata una bella partecipazione, è stato veramente come per usare un francesismo, direi detto cazzo. E soprattutto le mosse che sono arrivate sono delle mosse che io vorrei usare nel mio piano personale, vorrei che potessi usarle decisamente. Non tutte, alcune erano persino troppo buone. Sì, diciamo che le mosse sono state valutate sia in parte la meccanica, certo, per essere inerente a Dungeon World, chiaramente, e anche per il fatto alla coboldosità della mossa. Esatto. Il terzo, diciamo, cosa dice il nostro scrittore Saverio Porcari? Cosa gli ha portato? Una coppia di Dungeon World della seconda edizione. Quindi Saverio Porcari ha vinto il manuale di Dungeon World con la mossa coboldo soggettivo. Che è? Soggettivo. Alcune persone ti vedono blu e nero, altre bianche e oro. Dunque irrimediabilmente si mettono a discutere sulla cosa. Puoi promettere di svelare il tuo vero colore come leva per un parlè. Se lo fai ottieni più. Bellissimo. È bianco. Molto bello. È molto cobolda. È molto cobolda. Questa alcuni di noi possiamo dirlo, dubbi solo sulla longevità della mossa, perché magari tra un anno ma che è sta cosa? Ma in realtà noi che ci siamo vissuti in quel periodo disastroso del blu e nero e bianco e oro e quel terribile giorno del vestito. Ma quel terribile giorno io ho litigato con gente che non pensavo fosse capace di litigare con me. Io al lavoro ho litigato con gente che dicevo ma è blu e nero, ovviamente si vede benissimo. Ho fatto color picker, funziona, cioè. E comunque questa ha vinto, complimenti. Bravo Saverio. Poi secondo posto. Al secondo posto troviamo Pietro Pugliese. Pietro Pugliese che vince una coppia di Dungeon Guardiana d'Inverse. Perciò base e espansione. Base e espansione. Con il coboldo oro. Coboldo oro. Che qua col nome è l'unico normale quasi. Sì. Ne sono arrivati diversi di coboldo oro. Perché è simbolico. Ma questo era il migliore. E era Ruby oro, eh. C'è anche come trago dorato. Sì, questa è uno di quei casi in cui è stata premiata la mossa principalmente per la meccanica, perché è molto molto bella. Quando aiuti un personaggio con cui non hai legami, aggiungi un più uno al tiro. Se l'azione dell'altro personaggio riesce, crea con lui un legame del tipo X mi deve un favore per quella volta che Y. Meccanicamente è molto carina, dicevamo, perché tu lo fai con un personaggio che non ha legami, perciò una volta che crei legami non la puoi più ripetere. Però nello stesso tempo hai la possibilità di dare un più uno in aiutare, che altrimenti non avresti perché non hai legami con questa persona. E soprattutto non hai più uno, esatto, anche il legame. E soprattutto è la cosa più cobolda del mondo. Deve essere molto. Però, cioè, stavo pensando alle situazioni di gioco, però è bellissima. Sì, anche perché i legami coboldi spesso sono un boomerang. Esatto, quindi esatto. Non è detto che se ti do un legame è una cosa. Questa quindi vince manuale di Inversor, bellissimo, e manuale di Dungeon World base. Chi era questo? Pietro Pugliese. Grazie Pietro. Vincitore assoluto. Vincitore assoluto. Vince. And the winner is Inversor. Dungeon World, seconda edizione, è la favolosa maglietta. Qua è troppo però. Vince Luca Maiorani. Bravo Luca, con il coboldo dell'anno. Il coboldo dell'anno. Farò leggere a Roberto perché è stato il più forte sostenitore del coboldo. Ha fatto una campagna per sostenere il coboldo blallo che non ci si crede. I coboldi blalli sono fieri del loro colore unico, a metà tra il blu e il giallo. Guai a fargli notare che in realtà sono verdi. Sono testardi piccoletti e lo sono su ogni cosa che la loro testolina giudica importante. Quando qualcuno mette in dubbio o in pericolo una tua convinzione, hai un più uno continuato per fargli cambiare idea o sostenere la tua posizione con forza. Non sono verde, sono blallo. Non sono blu e non sono giallo. Sono blallo. Bellissimo. Ma in realtà sono verde. E questa è la mossa che prenderà Croto, il nostro nuovo personaggio. Croto è un coboldo blallo. E nessuno di noi saprà riconoscere che colore è, ovviamente. Perché deve essere una citazione di Marco in questa. E bravissimo. Grazie a tutti. 50 che mi ha mandato la mossa. Esatto.
prima di... so che tu devi tornare allo stand, che sei pieno fino a... Ma che te ne frega dello stand? Dove devo rilassarsi? Ma poi c'è... Abbiamo un druido da qualche parte. Abbiamo un druido da qualche parte, a farti giocare. Ci dici cosa siete arrivati con quali novità qua? Però l'ho anticipato io ieri, ma dalla voce c'è del... la voce del padrone. La voce del padrone. Siamo arrivati con Giochi d'amore, che è un titolo che era un po' di tempo che stavamo a galleggiato lì fra le cose da fare e finalmente siamo riusciti a trovare un'edizione fatta come pensavamo di fare. Abbiamo avuto la fortuna che la compagnia teatrale The Fly ci ha supportato, ci ha fornito gli attori che sono stati fotografati per illustrare il manuale e abbiamo avuto questa bella idea in cui il giocatore viene fotografato e il contesto fantastico che viene raccontato all'interno del gioco è stato disegnato da tre disegnatrici, una per ogni gioco. Il titolo è una raccolta di tre giochi, tutti parlano di rapporti di coppie, il primo dei primi tre appuntamenti di una coppia che si va formando, il secondo di un gioco a tre in cui c'è un amato ferocemente conteso da due pretendenti e il terzo è un gioco GIFORM di coppie che scoppiano e delle schegge che si spargono in giro fra... Bello! Che non è bello! Amore e grappolo! Sì, esatto! Sì. Cioè, è una buona definizione. Il problema è che Manto si è sentito chiamato di causa per tutte e tre le versioni del gioco. Di chi sono i giochi? I giochi sono di Emily Karpowski, una famosa designer statunitense e anche una figura molto attiva all'interno del mondo del mondo. Poi adesso abbiamo questa collezione nuova, tutta italiana, che è un annetto che un pochino che gli autori hanno iniziato a lavorarci sopra e a portarlo in giro. Questa è la sua prima uscita ufficiale. Il gioco si chiama Dilemma, sarà disponibile presumibilmente per Luca. Facciamo un po' le grandi linee. Could be. E è un gioco che parla... adesso ve la banalizzo un minimo per farla del breve, degli Endless, quelli di Sandman, che scendono sulla Terra per vedere e capiscono cosa vuol dire essere umani. A fine del gioco possono decidere di tornare verso il loro regno oppure di cadere e di rimanere gli esseri umani. La cosa bella di sto gioco, se non sbaglio, è che gli autori sono tre autori. Sono tre autori tutti italiani. Sono tutti italiani. Ed è un particolare Powered by the Pocket. È un Powered by the Pocket. E vai, finalmente gli italiani fanno qualcosa di buono. L'apocalisse. In Italia abbiamo un movimento di abbiamo già vinto un paio di volte come game designer un paio di tornei di quelli per giochi indie e abbiamo un movimento di game designer mica da ridere, perché abbiamo, grazie anche al fatto che i giochi sono stati portati, editati, diffusi eccetera, un sacco di gente si sta cimentando e credo che siamo come nazione dopo gli Stati Uniti quella che è la community più il rinascimento più dei giochi, il rinascimento dei giochi di ruolo in Italia, sosteniamo tutti. Beh, cioè guardate che alla fine Dungeon World in Francia che è un mercato interno di giochi di ruolo che tipo 8 ha fatto neanche 8 non mi ricordo se offre 20.000 euro, comunque insomma siamo arrivati oltre la metà della rotta quarta, certo. Dobbiamo dire sì, arrivo un sesto, posso staccare un spumante, andare in giro a dire sono un figlio. Ma che i francesi non capiscono un cazzo, c'era, tutti che ci ascoltano. C'era uno dei gol che era proprio esattamente la somma per superare i francesi. È stato facile. Cioè, lì mai preso lo spirito sportivo anche dei calciatori. Sì, in quel caso. Eravamo lì a dire, cioè, non è vero, non è possibile che noi riusciamo a fare un Kickstarter più forte di quello dei francesi, che fra l'altro hanno fatto scatola contro scatola, cioè hanno fatto una cosa che ribaltava componenti, invece mi hanno detto, siamo fighi perché siamo fighi, cioè, abbiamo fatto un Kickstarter molto meglio di quello dei francesi, abbiamo una community interna di giocatori molto più forte, che è riuscita a sostenere in un mercato molto più piccola, è riuscita a sostenere un prodotto molto più in maniera molto più forte di quanto hanno fatto i francesi. Non ci avrei scommesso una lira se mi avessi fatto la domanda prima, ma è andato meglio dai francesi o da noi? Ma infatti è stato straordinario. Noi fra l'altro siamo di fronte all'ultima novità di narrativa, giusto? Sì, ci siamo lanciati nel campo chiamiamolo gioco di ruolo dal vivo alla fine della giostra.
Sì. È una novità che in Italia sta arrivando in questo periodo, siamo tra i primissimi a portarla. In America ho visto che tira tanto. In America tira tanto, si chiama Escape Room, ed è un tipo di gioco all'interno del quale un gruppo di giocatori viene messo in una stanza e poi devono trovare un modo di uscire. La stanza è piena di indizi, è piena di rompicapi, lucchetti da aprire, enigmi da risolvere, e c'è tutta una storia che va dipanata per riuscire a uscire dalla stanza. Noi avremmo voluto chiedere a Michele di farcela provare, però visto che dovevamo arrivare in trasmissione in 5, se seguite Big Bang Theory, in una delle ultime due puntate o tre c'è una parte in cui vanno esattamente in questa stanza. Allora, risolvono, solo che ovviamente loro sono tipo fisici, chimici, la risolvono in due secondi e escono fuori perché c'è tutta roba di chimica. Se poi è difficilissima, loro però la risolvono in due secondi. Sì, me l'immagino. Quando abbiamo, allora, questa che abbiamo portato qui è una stanza di esempio, anche perché per farla provare il maggior numero di persone possibile, invece di un'oretta l'abbiamo fatto durare 20 minuti. Certo. Ne abbiamo una linea che sarà aperta dal 1° maggio e sarà quella che ci siamo potuti allargare di più, effetti speciali, quello di fare i baci e cose simili. E ci siamo, e abbiamo la possibilità di invitare tutti dal 1° maggio al bowling 60 di Cerasolo, che è sulla superstrada per andare a San Marino, a provare a uscire da quella stanza. Rimini-escape.it, se volete saperne di più andate lì e trovate tutte le informazioni che servono per partecipare e provare la stanza. Mi raccomando, non fate entrare Cobol. Grazie mille di tutto. Grazie a voi, grazie a tutta la gente che ha partecipato al concorso. Pubblicheremo tutte le mosse così sono disponibili a tutti, chiunque voglia fare il Cobol. Avete colori di Coboldi per 50 campagne su campagne. Tanto per c'era anche il rosa confetto come c'è addirittura il coboldo rosa confetto. Interesting. grazie mille Nicoletto e alla prossima volta. Ok, la prossima volta io ragazzi torno al lavoro, è stato un piacere. Buon lavoro, buon lavoro. Io sono Mari Corse, grazie. Buon lavoro a tutti. Vi lascio la cuffia. Perfetto. E speriamo che con Coboldi in realtà non stiamo facendo cattiva pubblicità. Ma no. E adesso facciamo cambio. Prima c'è un cambio di microfoni. C'è cambio di microfoni. Stiamo giocando ai quattro cantoni. In realtà sono sei. Ricordiamo, questo è Fumble in diretta dal Play di Modena 2015 con dietro i microfoni Claudio Serena, Roberto De Luca, Killer Cereali, Simone Bonavita, Jacopo. Non fatta apposta. Buonavita non c'è mai. No. Però comunque Simone non può stare da quel lato. No, non sto guardando. Ma Simone, non è riuscito a fare. Mentre parlava con non specifica si è girato perché fa contatto io, si è girato a parlare con lui. E passato tipo lui ha detto: se qua Simone vede, Simone si gira verso la vetrina, lo stop e rimane. Ho capito, ma si è anche perso la tizia che casca accanto a sua ragazza nel ragazzo per tenerla sulle sfile alla maglietta. Esatto. No, scusa, cosa mi sono perso? Vai dall'altro lato della... No, avete visto come è stato attento? Va bene. Guarda, se anche Claudio mi dice sì, ci credo. Comunque, ci siamo andati... Ma vedo che ti perdi, ti tiro qualche cosa. Una matita. Non è più questa, no? Una sigla va bene. Sì, non abbiamo la sigla, l'ho improvvisato. Dacci là. Riassunto. Riassunto. Dai, molto breve, dai. Siamo andati di sotto, mandati dal serpente primato a cercare di dare un messaggio. Per dare un messaggio al re di queste terre. Il più grande regno. Più grande isola di regno, noi regno. Sì. Poi il fatto che siano isole, secondo me. È vero? Siamo tornati dove io e Scrudo ci siamo conosciuti la prima volta, cioè nell'Inversworld, che è l'interno di Erat. Dove c'era? Siamo riusciti a capire come funziona esattamente. Altrimenti no, la grande ciambella. C'era. Lascia perdere come funziona. Dai per assunto che funziona. Midichloria, ricorda, midichloria. Troppe spiegazioni possono rovinare tutto. Esatto. E a un certo punto, non sapendo dove andare e cosa fare, siamo scappati dalle guardie su un'altra isola che non era quella da cui siamo partiti. Ma li abbiamo proprio uccisi, massacrati. Un po', no, due o tre. Salutiamo le voci della testa che non sono nella testa, ma sono le voci della stanza. Esatto.
Leo si avvicinano sempre di più. Non saranno veramente nella tua testa. Cazzi loro. È un rischio. Che Jay è ancora ancora. L'altro è un po' più preoccupato. Dopo aver scoperto i nostri nuovi poteri. Ed è grosso. Abbiamo scoperto di avere nuovi poteri. Tranne Krubal, sì, che ha deciso di non usare i suoi poteri. E quindi ha delle nuove mosse. Gli altri pensa sono così nuovi che addirittura lui ne ha una che non aveva prima. Per cui io sono un collezionista. Stupido di Dieta è diventato una lanterna. Kerry è diventato un signore delle piogge. E Scrudo è sopravvissuto. Sopravvissuto a Krubal. È talmente sì, non ha neanche la scheda. No, è là sotto. La lasciata per terra. Siamo accampati. Tanto sai che non le leggo. Sì, in realtà dare i manuali a Mantello. Sì. Sì. Infatti oggi si è trattato di comprare un altro manuale, io e Jacopo siamo messi insieme per comprarlo, poi mi ha detto ma il manto? Tanto il manto non le legge, non le legge no, ma... il manto che abbia dadi, il manto. Le regole ti limitano. Sì. Sì. La sessione è finita con noi stavamo cercando di smontare una casa per costruirci una nave per esatto, andare via da quest'isola. Abbiamo scoperto che era il nascondiglio del mio acerrimo nemico di una volta, Crotto. Il coboldo gallo? Che è un coboldo gallo. Plot twist! Blalum. Chi è il coboldo verde? No, è Blallo. È Blallo. È verde. Per lui. Lo puoi insultare dicendogli esatto, che esatto. Ok. Ok. Apri la porta. Stavamo già mangiando. Esatto. Eravamo riusciti a trovare il compromesso che gli facevamo il gatto al cafferano se lui ci dava una mano a trovare il passaggio per andarcene da casa. Sì, vero. E siete lì, in quella posizione. Cosa fate? Si mangia? Mangiamo! Lo devo tagliare? Sì! Non il gatto! Ah, no! Allora, c'è un mio nemico! No, no, è solo un mio... Cosa? Amico, non tanto amico. No, ma prima hai detto, ah, se lo dovessi incontrare lo odio, lo ammazzerei la sua famiglia, lui e tutti i parenti. Ma tanto non è mio parente. Ma come non è parente? No. Tutti no, sono parenti. Ma tu... lui no. Discendiamo tutti dal grande uomo di drago. Lui no, e neanche stupido idiota discende da l'uovo, ma è nostro cugino. Io vengo da un uovo, ma un altro. Tu vieni da un altro, e lui da... Croto? Scroto. No! Crota, tu da dove vieni? Non importa dove vengo io. Cosa ci fate qua? Tu avevi promesso di non tornare più. Non sono stato costretto. Il serpente piumato! E chi è il serpente piumato? È abbastanza descrittivo, no? È un serpente piumato! È imbalsamato, vale dei soldi? Ma no! No, è più matto! È più matto? Di chi? Di te sicuro! Il tuo cervello è un po' rincoglionito. No! E mi ascolta, Crotto, dobbiamo andare nel grande regno! Nel più grande regno di questo è il coboldo verde! No, è Blallo! È il coboldo verde! Chi? Lui? No, non lo vedi! Tu sei verde, guarda! Io? Sì! Sono Blallo! Non esiste! Come? Fidati! Spiegagli cosa c'è un coboldo Blallo! Queste persone non mi vedono! È verde! Mi avvicino alle orecchie di subito. Sì, è verde, ma tu non vedi. Ah, è tipo no, quello lì, bianco e oro. Ok. Allora, ci puoi portare nel più grande regno di queste isole o no? No, lui deve andare via. Sì, ma ne vado se mi porti sull'isola. Tu hai appena mangiato del gatto, quindi il patto è sigillato. Questo era il gatto. Questa è la legge dei coboldi. Sì, è sigillato, però lui deve andare via. Adesso devi fare quello che hai detto di fare. No, no, aspetta, ha ragione. Io me ne devo andare e il modo per andarmene è che lui ci fa andare via con perfetto, la perfetto! Di cui siamo rimasti d'accordo. E non porti via niente. Beh, questo mi sembra un po' difficile. Ma da questo mondo non porti via niente. C'eravamo divisi il mondo, quello sotto è mio, quello sopra è tuo. Devo renderti edotto su una cosa. Quale? È un solo mondo. No. Sì. Questo sotto è mio. Ma non è vero. Sì. Sei il più grande re? No. E allora perché nel caso devo dirti una cosa? Io sono il più grande collezionista. Siamo tutti. E cosa collezioni adesso? Il più grande collezionista è un po' troppo per te. Sei un medio collezionista. Ah, sicuramente è più grande di te. Ah sì, e tu ce l'hai questo? Il ravano nel libro. Alla ricerca di... Ma già il libro. Alla ricerca di... Fagli vedere il libro. Ah, giusto. Dimmi cosa vuoi. È un pezzo di una stella. Chi? Il libro. Fammi vedere il libro. Sollevo il libro. Dammelo. No. È mio.
è il libro. Se sei il più grande collezionista e non hai una cosa che a lui, non sei il più grande collezionista. Sei un piccolo collezionista verde. Allora, è l'invidia. Fino adesso sono stato buono. No, 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 non hai capito. Hai mangiato il gatto. Il gatto era buono. L'hai mangiato il gatto o no? Se dobbiamo... Ho mangiato il gatto, ma i patti sono. Andatevene via. No, il patto l'hai fatto, l'hai detto prima, hai detto che ci davi un passaggio. Adesso ci dà il passaggio. Sono perfettamente d'accordo con mio cugino per una volta. Ah, ma... sì? Vediamo come la pensate con Krull. Krull! Cos'è, un altro albero? Krull! Sì? Io mi ti... No, mi ticchetto l'occhio. Mi ticchetto l'occhio. I coboldi si aggiustano la voce per andare giù. I coboldi sì, adesso parliamo. Mi avrebbe lo stupido di ora, si sdoppia. Mentre mi chiama questo, si sdoppia. E uno si mette davanti a lui, proprio si capisce benissimo. Aspetta, lui sta cercando di vista. Eh no, da solo prima, mentre sta arrivando. Ah, ma a me o a lui? A te. Ok. A Crudo. A me. Crudo. Croto. 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 Si sdoppia. E uno si mette davanti, però si capisce benissimo che sta cercando di distrarlo. Mentre l'altro cerca di sgattargli orecchie alle spalle. E uno proprio, guardami, guarda qua, guardami. Mentre l'altro cerca di sgattagliolargli alle spalle piano piano. Tira a sospirare il pericolo. No, no, è... si vede benissimo che lo sta facendo. Sì, si vede benissimo che lo sta facendo. Ah, si vede benissimo che mi sta facendo. Sì, sì, l'altro sta dietro. Sì, ah, sì, si vede benissimo. Una cosa. Ma lo stai facendo? No, guardami! Cosa stai facendo? Guardami! Cosa sta facendo lui? Ma dove? Non mi interessa, è lui? No! Ma due passi! No! Lui chi no. Non sparisce! Nel frattempo, arriva questo... Non funziona, è furbo il tuo nemico! Beh, oddio! Furbo mi pare una parola forte. Arriva questo tra molte virgolette coboldo. Come tra molte virgolette? Nel senso che ha più o meno un muso da coboldo. Ha più o meno una coda da coboldo. E tu cosa saresti? Ma si vede, scusate, si vede chiaramente che è un goblin. Ha una maschera di legno si vede chiaramente, ma sotto al muso goblin, perciò, puzza come un goblin. Al muso, costiccio da coboldo e la coda... maschera tipo, sì, tipo caschetto di legno intagliato, la coda legata al perizoma di tante gane. Bellissimo! Con un'ascia d'osso di non si sa quale animale. Ce l'hai ragazzi? Poi fissa. Ma perché l'immagine che mi ha mandato lui era troppo bella. Le asce. Se no gli avrei dato le spalle. Oggi le asce, domani le falci, cioè un po' qualunque cosa. Tra l'altro siamo andati al ristorante La Falce. Ieri sera, che abbiamo poi anche Agnotris, siamo andati al ristorante La Falce. Volevamo prendere... Non sappiamo di che faccia. Volevamo prendere per Jay una delle bottiglie vuote di vino perché era etichettate proprio La Falce. Lasciate una moneta voi che entrate. E perciò si vede. Arriva dalla porta. Un goblin ha un'ascia in una mano e una carcassa di gatto mezza sbranata, Crudo con la pelliccia tutto nell'altra mano. Ma cammini aggrappandoti al soffitto? No, il cammino è un goblin cammina. Ma noi siamo appesi. Siamo dentro la casa. Però lui da che parte entra? Questa porta. Dalla porta, quindi è aggrappato alla corda, ok. Fuori dalla porta è aggrappato. Sì, sì, per porta. Capire come cammina. Perché noi siamo ancora nella parte sotto dell'isola. Non siamo sotto. Alla casa è a testa sì. Giù. Sì. Quindi noi stiamo camminando sul soffitto della casa. Esatto, bravissimo. E tu? Io mi avvicino. E tu cosa saresti? Sei mica un coboldo tu! Cugino! Cugino a chi? Ma oh! Non mi ricordo di me! Ma non hai la voce da coboldo! Ma lui non ha la voce a coboldo. Ma è bello che se la tira giù per cercare di essere a coboldo. Ma come fai a dire che non sono coboldo? La voce! Terry, lo sapete! Ma pozzi come un coboldo! Ma dai, si vede, la coda è finta! Gliela stacco! Ma no! La riprende in mano, se la rilega subito. Lascia stare la mia coda! Lascia stare la mia coda! Ma è una maschera, guarda, si muove! Ha la coda staccabile come le lucertole! Sta venendo in mente. Allora, è contagioso! Sta male anche sto pedo idiota, è contagioso! Oh, piano! Come ma chi fai? È? Ma è scemo? Stai zitto! No, dai, forse sì. Come fai a conoscere me? E come fai a conoscere me? E come fai a conoscere lui? Hanno perso tutti la memoria! E tanto a me non mi riconosce! Ma non è la voce da coboldo! Non è la coda da coboldo! Non è la faccia da coboldo! Nessun coboldo t'ha mai visto! Tranne...
Croto, che non è affidabile. Come non sono affidabile? Sei Glallo. Per cercare di fregarci. Stiamo parlando troppo. Uccidili tutti. Oh, piano. Ma non posso uccidere i miei cugini. Ma non sono i tuoi cugini. Io tiro fuori la mia spada laser. E lo guardo male. Chi è che vuoi uccidere tu? Ma non c'è nemico. Ti taglio la coboldità. Una coboldità. Non puoi tagliarmi la mia coboldità. È troppo grande, è troppo forte. E allora sono il coboldo più coboldo di tutti. Io non voglio uccidere nessuno. Ma lui ti ha detto uccidere tutti. Ma non ucciderò mai i miei cugini. Fermi tutti. Ok. Fermi tutti. Spengo la spada. Ascolta, com'è che ti chiami? Krul. Lo sapete benissimo, siamo cugini. Ma non è vero. Ma chi ti ha mai visto? Ma sei una... Ma... Ma... Dimmi dove ci siamo incontrati. Era... Eri su? Non mi ricordo, adesso non mi fa domande troppo difficili, non mi ricordo poi tanto bene le cose. Astrafin. Però non la stai pronunciando bene. È strano. Ma io non mi ricordo il nome. Perché non è Astrafin. Astrafin. Ma tu sai fare la voce normale. Sono cresciuto dagli umani. Tutti quelli cresciuti dagli umani. Ma però mi sforza la gola, è un po' fastidioso. Non posso tenerlo a lungo. Kenny. Sì. Anch'io sono capace a farla. No! Io ti ho sentito arrivare! Davvero, Krupa? Anche tu hai imparato a farla? Io no! Ho un po' sentito, però! Un po' d'acqua, Krupi! La vanno nel libro finché non trovo una borraccia. Tipo che fuori il corsotto dell'alce ancora. Capiamoci un attimo! Vuoi aiutarci a andare all'isola grande? Fermi! Capiamoci un cazzo! Oh! Uete, capì? Lui è la mia guardia del corpo e adesso mi stermina tutti! No, sono i miei cugini! Ma ha detto di no! Io ti pago, io lavoro, guadagno, pago, pretendo, capì? Devi uscire a stirarmi tutti questi! Ma ti ridò tutti i soldi piuttosto, non posso uccidere i miei cugini! E poi in ogni caso, qualunque cifra tu lo paghi, Scrudo può pagarti di più! Scrudo, tu ti ricordi di me, vero? Lui si gira verso Scrudo. Ma non è una nana! Io in quel momento si accende l'occhio che segnala il pericolo. Pion. Ma non è una nana! Vabbè. Una stella! Questa è una stella! E io sono girare la voce, la luce intorno a me. La voglio! No! La voglio! Ti taglio la voglia di gatto! Come fai a tagliargli la voglia di gatto a un coboldo? Non si può separare! Lo uccidi se fai così! Ma io posso! Ma lo uccidi! Appunto! Mi stanno minacciando! Uè! Io ci vengo! Hai iniziato tu! Bravo! Vedi? Sei un coboldo onorario molto bravo! Ma che onorario? Croto, stai facendo perdere del tempo a noi e a me! Quindi, dato che il tempo è denaro, stai perdendo soldi! Uè! Allora, fine, parliamone! Quindi, aiutaci ad arrivare dove dobbiamo andare e vedrai che guadagnerai un sacco di soldi. Dobbiamo andare all'isola più grande dove c'è il regno più grande! Zitto, sto parlando di affare con lui! Quando i grandi parlano, i bambini stanno zitti! Di cosa parlavi, di soldi? Sì, che il tempo è denaro! Appunto! Ma ti piace la cotoletta? Uè, quindi la cotoletta di gatto! Il mio vicino a Carrie, e faccio... Se quello rompe ancora un po', la coda gliela taglio io. Tranquillo. Quindi, ok. Più stiamo qui a cianciare, a perdere tempo, più tu perdi soldi. Perché il tempo è denaro. No, ma mi hai detto che mi dai dei soldi. Ho detto che guadagni un sacco di soldi, non ho detto che te li do io. Tu vuoi un passaggio. Che ormai ci devi dare perché hai mangiato il gatto. Se non ci vuoi dare il passaggio, ci dai un migliaio di monete d'oro. Se non vuoi darci il cafferano. Se non vuoi darci il passaggio, rompi il più grande potere dei coboldi, il giuramento coboldo tra cugini. E non è un cugino lui. Allora, te l'ho già detto, sto parlando con l'altro, sto parlando. Vedi dentro. Posso fargli del male, Krupi? Dentro la. Che lui è semitrasparente e comincia a muoversi, la roba comincerò. Ci sono delle bolle che cominciano a salire e escono quando arrivano sulla testa, escono. Adesso mi stai un po' facendo arrabbiare! Cioè, parlare con lui e poi parlare con te, va bene? Krupi, posso fargli del male? Chiaramente Croto. Mentre dice posso fargli del male, ricompare una spada di luce in mano e uno scudo. Aspetta! Un piccolo attaglio! No! Attaglio? Lascia fare, mi serve integro.
Posso infilargli la luce dove non c'è luce? No! È per illuminare meglio! Non c'è nessuno! Io e te dobbiamo parlare degli accordi, perché servi un cazzo, se non c'è nessun accordo, io vado via con le mie cugine, adesso. Oh! Grande! Grandissimo! Sei un comodo! Tu sei uno spirito! Avevo detto cosa potevo mai essere. Ti assumiamo come guardia del corpo! Ma no, ma che è gratis, siete miei cugini, non scherziamo! Sì, vorrei fare qualcosa per quella voce! Senti i miei cugini! Va bene, per adesso terminiamo! Ci possiamo lavorare sulla voce! Uè. Sì, l'importante è che abbandona questo cuboldo verde! Uè, Africa, ma da dove siete arrivati voi? Da su, lo sai benissimo! Da se, su, da su, se Africa, su, se, cosa se, c'è? Sei tu che sei un terrore! Devi la parola umana che dice quelli che stanno sotto! Come mi permettete? Arrivatemi, rubate la guardia, volete i passaggi, avete un gatto lì spelacchiato, volete i passaggi? Scusa, cugino, com'è arrivato qua, con la nave? Non lo so, io sono arrivato, stavo inseguendo un gatto e si è infilato in una tana di nave, non sono sceso di corsa. In una tana di nave? Ah, allora uccidiamolo e prendiamo la nave! Che gatto è qua, c'ha le navi, hai capito? Sì, ma se non hai le mani non è più la nave. Te stai un po' attentino perché non mi piaci tanto, eh? Allora, dove ti devo portare? Al più grande regno. Quale? È il più grande. Grande! Sei stupido? Idiota! No, non sei idiota, sei stupido! Non stupido! Sei stupido! Cioè, sono un grande drago bianco? No, quello è idiota! Possente! Sei un imbecille! Mi sta offendendo, che cazzo parlo con te, non serve un cazzo, non serve. Non ti preoccupare, ci sono tanti gatti. Vuoi un passaggio? Ce l'ho detto, dai, passaggio ormai. Sì, ho capito. Dialoghiamo un po', dialoghiamo. Io stavo dialogando, tu continui, vuoi il passaggio? Sì, voglio il passaggio. No, ma non interrompo il passaggio. Mi interrompono gli altri bantù che stanno con te, mi interrompono. Allora, andiamo giù? Non giù, dobbiamo andare al più grande regno. E giù, e basta, film. E allora andiamo a basta, film! Ma l'ho già sentito! Ormai è diventato meta! Mi si è incancrenita la mandibola in questo momento! L'ho già sentito da qualche parte! No, è stato molto a pieno. Allora abbiamo alfa film e beta film! E basta, film! Basta film e basta! È Francesco Ponzi in basta, film! Ve l'ha detto lui la sua volta! Uè, c'ho il diarietto, ci scrivo le cose io, capì? Andiamo allora. Però poi non ti porto su. Se vuoi andare su, torna qua. Ti ho detto qualcosa di andiamo su. Il passaggio per tornare su. Ok, torniamo passaggio. Mi piace molto quello, sai? Tieni giù le mani allora. Mi piace molto. Perché devi offendere subito? Subito offendere. Perché ti conosco da un sacco di tempo. Anch'io te. Perché sono un imbecille qua. Come fai a diventare così ricco? Come fai a sapere il mio nome? L'avete anche chiamato su. Siete dei geni, ragazzi, vi sto rivalutando! È vero! Hai ragione! Va tutto bene, amico! Tutto, e se te lo dico io, va tutto bene! Ah, vabbè, non sei così antipatico! Vedi? Bravo! Anche tu! Ma io passo dietro! Croto! Perché ti ricordo come crudo? Non so, tu che sei il mio T! Avevo sbagliato, scusa! Mi stai confondendo! Allora, io volevo parlare con la Pantegana di Trinità, cioè con il lanciere. Cruz si chiama Cruz! Ma lo sai che quando chiami Pantegana mi piaci pure te adesso! Uè, Pantega! Ce l'ha con te, ce l'ha, parlaci! Ti do una testata. Se mi dai la testata veramente? Sì, ti do una testata. No, me la dai. Ok. Comodo l'orario Cruz! Grande! Lui quando gli dai la testata ti si stacca la maschera, si vede su. È così che si saluta qua sotto. Ma bastava saperlo. A terzo che bam. Mi sa che abbiamo perso il passaggio. Vuol dire vuol dire che è un piacere? Sì. C'è lo lui che è esperto. Cosa vuol dire che è esperto? Dagli un'altra. Ah, ok, lo devo girare. Lo prendo e giro la faccia e do un'altra capocciata. Se permettete, abbiamo la nave di sopra che ci aspetta. Ah, ok, ce lo portiamo? No. Ah, ok.
È a casa sua, lo lasciamo a casa sua. Aspetta però! Vroom, tiro fuori la spada. Metti che poi si arrabbia! Vroom, lo taglio. E gli tagli il... Cosa? Gli taglio il ricordo di averci incontrato. Bellissimo! Beh, devo andare a vederlo. Lo hai sparaflesciato con qualcosa? Posso tagliare la vita, un arto, il suo dito, la sua relazione con qualcuno, il suo più caro, i suoi pensieri su un argomento, qualunque cosa. Non infliggo danno. Grifolk anche. Cosa gli hai fatto? Ecco perché Grifolk è così incoglionito. Non più di noi. Te l'ho detto che posso tagliare la comodità. E quindi non gli devo ridare i soldi? Non ti conosce. Perciò adesso lui cosa gli hai tagliato? Bene. Il ricordo di averci incontrato. Ok, la spara. Quindi magari lui lo conosce uguale, però è la sua guardia che sa dov'è. Ok. Sta ancora seguendo quel maledetto gatto. Ah, questa volta ha funzionato, con l'altro non ha funzionato. Ma si vede che funziona solo con i comodi. Ah, è netto senza tiro? Sì. Wow. Si è già danneggiato, sorpreso, preso il discorso è che non sì, deve, cioè dovrebbe tirare per colpire. Cioè, dovrebbe tirare per colpire, ma dovrebbe fare l'attacco. Sì, dovrei colpirlo, in più dovrebbe essere o già con ferite, o preso la sprovvista. Bellissimo. Questa conseguenza non ha. Andiamo allora! Ma non sappiamo dove regno, tu lo sai? No, beh, ma qualche idea, io ce l'ho. Chiamacelo. Giù, ci ha detto giù. Sì. Il regno più grande che c'è. Verso la testa, un po' giù. Verso la testa? Siamo su un drago, dentro un drago. Cos'è che siamo? Non lo sai, le leggende. Da dove ma la leggenda! Da dove pensi che arrivano i coboldi? Dalle stelle. Dal grande uovo! Certo! Assolutamente certo. Vabbè, alcuni sì. Noi no, noi coboldi non ci arriviamo da qua. Ma il bianco in realtà... Sono tutti i colori insieme! Sì, va bene. Vabbè, cerchiamo la nappa! Hai provato a mettere insieme il rosso, il verde, il giallo, il blu. Oltre al giallo viene fuori il marroncino cacca. Ragazzi, questo si sveglia, dobbiamo ricominciare tutto da capo, andiamo, va! Se vuoi potevo tagliargli la vita! No, metti che poi ci serve un altro passaggio. E tra l'altro qua c'è una mossa, posso tagliargli la vita. Che non è che lo taglio. Fisicamente gli taglio la vita. Cosa vuol dire? E ti va vada che dava. Ah, ok. La faccia di Ken. Sì. Allora, prima andiamo su, poi andiamo giù. Prima adesso saliamo sulla nave. Va bene. Io mi metto a quei piedi in su e comincio a camminare a testa in giù sul soffitto o sul pavimento, questo punto non è chiaro. Vieni con noi tu. Il soffitto. Con Coboldo Noraglio. Certo, vengo con voi. Ma perché non? Salta vado? Su. Vabbè, Coboldo va bene. È una questione... è un titolo nobiliare. È una questione di gechi. Di gechi che mangiano formaggio. Il formaggio che compare dal nulla mentre attacchi. È una questione gechetica. Gechetica. Ok. Buona! Buona! Luana? Luana, non Luana. Una la cavalcuma per andare in giro. Metallo! Metallo! No, è in character. È in character. E poi mi sono fermato pure prima. Ma non era il personaggio a dirlo. Esatto, perché ho alzato la voce da Coboldo, metallo. E poi lo stava dicendo al master in generale. Ah, ok. Allora, per me è tipo... Guarda là, c'è del metallo! Ah sì, ok, è metallo. In ogni caso... Arrivate su. Aspetta, mentre stiamo per uscire, io butto lo sguardo in un angolo e vedo... una cosa che mi era stata rubata da Croce, che era il mio teschio di drago fatato che mi ero costruito, che dovrei avere ma che non avevo in teoria, e che lo trovo buttato in casa sua come soprammobile. Ok. E me lo riprendo perché è un era uno del equipaggiamento che... esatto. base che dicevamo, il famoso drago che parlava, sì, così, il papagallo. L'abbiamo aggiunto narrativo. Sì, esatto. Sì. Andiamo. Sì. Chi mi dà una mano a far cosa? Non posso più aprire i portali. Dai, vieni su. Ti allungo la mano, si allunga il braccio. No, grazie. Mi ci attacco così perché... e me lo avvicino. Fai un po' senso, eh. Farai tu senso, sei tutto fatto a pezzi. Io almeno sono intero. Ho un piede, una gamba, una... C'hai quell'occhio lì che fa paurissima. Ben quale occhio? Rubi, ti rendi conto che alla fine io sono il più normale dei nostri cugini? A parte me. Ma io torno! Sì, più o meno. Parla quello che diventa un drago e cerca di mangiare adesso... tutti gli del nonno! Beh, più comodo di un drago, che diavolo c'è? Io sono un comodo normale. E comunque vi ho già chiesto scusa. A parte la voce! E più comodo di chi uccide il proprio nonno, chi c'è, scusa? Sì. Dal punto di vista... Ha ragione.
Arrivate su, trovate una nave particolare. C'è Kevan sopra. Ubriaco. Oh, volete un passaggio? No, siamo troppo in là, non può essere così vecchio. Nave? Nave? Beh, insomma. No, sto pensando, davanti. Sì, no, sto pensando se c'era il link per farci trovare Kevan. No. Non può avere 150 anni, Kevan. È umano. Ma poi scusa, prima di 150 anni, perché 150 anni era quando Krubal trova Oswulf e compagnia. Questo era 150 anni prima. Beh, potrebbe esserci il bis da nonno. 300 anni prima. Bis Ma è ormeggiato a fianco all'isola? A fianco all'isola, okay. Proprio sul bordo esterno. È già qua. Salpare la cassola e tirare il papafico! E salgo sopra. Cos'è che ha detto? Non lo so, gli umani dicono quasi. Sì, anche per me, stavo per enunciare. È una consuetudine umana. Salgono sulle navi e dicono parole a caso. Pugnarazzo! Sì, anche! Mentre salite ci sono 4-5 persone che vi guardano, hanno una forma un po' particolare perché sembrano degli umani, soltanto che hanno tutti la testa fatta come quella di una cernia. Scusa, io che sono salito per primo faccio: voi mollate la cinghia e sbriffate, guardo Krubal cercando suggerimenti per le parole, sbruffate lascia stare il gatto. Vi guardano e dicono: chi siete? Ah, dico, siamo coboldi, siamo cugini di Croto, ci ha detto di prendere la nave. Ma noi l'abbiamo rubata buttandola a terra? No, fidati. Ah, ok. No, lui è caduto per terra, ha detto di prendere la nave per andare. Noi dovevamo andare lui. Ma sì. Quando? È vero. Abbiamo avuto uno scambio con il gatto. Tu dove? Ah, sì, gli abbiamo dato il gatto. E lui ci ha detto che doveva, che potevamo, che ci dava un passaggio con la sua nave. Quindi ora prendiamo la nave e ci facciamo questa un vera. Passaggio. Ci portate nel regno più grande che c'è. Abbasta, Fib. Basta, sì, però in questo momento è una rotazione opposta. E dobbiamo... quindi? Ci mettiamo un po' di tempo. E chi se ne frega? Hai fretta tu? No, è che dobbiamo fare in modo di attaccare per i viveri. Ma sei tu l'esperto, vai! Perché quanto pensi che ci mettiamo? No, è una nave da trasporto questa. Ve l'avrà detto il signor Croto che dobbiamo fare le due ha tappe. Ha detto che adesso il capitano è Krubal! No, beh, due tappe, un giro turistico, tu hai fretta. No, e non puoi dirti del capitano. Il capitano sono io. Sei sicuro? Certo. Guarda un attimo là! Perdonate il mio cugino! No! E mi si accende la mano come per far tirare fuori la spada. Perdonate il mio cugino, ha preso alcune botte in testa. È un po' uno stupido idiota. Ok. E che la nave... È tutto uno stupido idiota. Noi possiamo portarli, basta, però dobbiamo fare due tappe in mezzo. Sì, sì, lo sappiamo. Ma io posso cancellargli le tappe! Quanto ci vediamo? E vedi l'occhio della cernia, sai che un po' si apre un po' più grosso dall'altro. È proprio strano il vostro... Quanto ci mettiamo? Ah, vedi che si avvicina a te e dice... Certo, sono dei cugini. Signor Croto adesso dorme, non va visto. Andiamo allora. Sì, un bravo coboldo. Domanda, fermo un attimo. Volate gli ormeggi. Basta, Fib. Questa qua l'ho detto giusta. Ad Astra, Fib. Lui. Come l'abbiamo incontrato? Cioè, l'abbiamo incontrato davvero o se lo sta inventando perché ci spiava? È quello. E di lui. Quando li hai incontrati? Voi quando ci siete stati? Non lo so. Quando abbiamo rubato le mutandine della Lama in Nero. Svariate volte. Sì, ormai Astra Fib era un po'. Quando abbiamo fatto il diluvio, siamo stati Astra Fib. Quando ci sono le esplosioni. Siamo stati anche nel Grimoire di Astra Fib. Sì. Avete anche fatto il... Non siamo sacrificati nel primo, anche sì, c'era però, cosa, c'era voi non le ricordavate... Il coboldo... Ai piedi di massa! Ucraval. Ma io ad esempio posso... Siccome ho nel libretto quella cosa che le persone che incontro... Allora, io le ho già incontrate.
Nella stanza dove si facesse esplodere qualche nella video, stanza no? Di fianco fanno RPG Freeform, quindi è un po' allora, quello che arriva. E quindi posso averti tranquillamente, cioè posso conoscerti ed averti incontrato una delle volte che sei venuto in città. E posso anche avere, tu magari, cioè, mi immagino c'era un io non riesco mai a trovare la goblinina per me. E io, non sei comodo, ci credo. Quindi è cominciato ad essere Coboldo, non lo so. Tu sai che lui, anche perché all'epoca giravo per ostenta comodità, convince, cerca in tutti i modi di convincere gli altri, ma anche se stesso, di essere Coboldo. Guai a mettere in dubbio il fatto che lui sia Coboldo. Infatti, essendo lui convinto di essere cugino vostro, non ha reagito quando gli avete detto no, non sono Coboldo, anche detto che li avrebbe ammazzati subito. E gli altri goblin lo odiano. Gli altri goblin lui non li vuole. Okay. Ai goblin fanno schifo in realtà i gatti, ma lui mangia i gatti. Grande contrassonatura. Lui guai a dirgli un orario. Per quanto mi riguarda, io posso conoscerlo, nel senso che una volta, quando gli è caduta la maschera, l'ho riconosciuto come uno di quelli a cui avevo dato il mio autografo mentre stavamo grande giocando. Bellissimo. Allora sì, il legame con Scrudo condivide la mia fama, la mia sete di fama e gloria, e il mondo tremerà al nostro passaggio. Io me lo vedo lui che una volta che ha il suo autocument, io e lui saremo i più grandi cavalieri di tutta la storia, i più grandi coboldi insieme, che faremo di tutto. Ci tipo sì. Kung Fu Panda quando gioca con le figurine. Sì, esatto. E da quel momento ho iniziato a seguirli di nascosto. Ho deciso che ero il loro cugino. E iniziato a seguirli di nascosto, cosa dici? No, non di nascosto, ci potrebbe stare il fatto che comunque, visto che io e Kruba abbiamo cominciato le nostre avventure qua sotto, quando l'ho incontrato ne abbiamo parlato e fa: dov'è che hai cominciato con i tuoi cugini a girare, a imparare ad essere così figli? Non so, gli ho detto: guarda, tu nelle profondità, e lui è andato giù, ha trovato Crudo e si è fatto assumere da lui perché era un altro ma tu hai qualche dubbio di non essere veramente un Coboldo? No, non è chiara, ma avendo 8 di intelligenza non si pone tantissimo neanche il problema. Però ogni tanto capita magari la mattina davanti allo specchio che dice: ma sarò veramente un Coboldo? No, quello no, ma... lui è proprio, anzi, vuole essere più Coboldo dei Coboldi. Ok. La mattina è quel momento di forza, cioè sono un Coboldo vero. E sennò potevo tagliarti il dubbio ed eri un Coboldo, tutti gli effetti a quel punto. Posso tagliarti la goblinità. Senta, capitano! Sì? Ma se questa nave va col vento? Un vento magico. Ma se io faccio arrivare più vento, andiamo più veloci? Certo. Vento! Signore degli elementi! Andare dobbiamo! Se il vento avremo! Stavolta non è venuto bene! Non ne sai fare rime! 4! Yeah. Aspetta, perché c'è anche c'è di più. 4 più 3. Saggezza. 7. Cos'è che fa il signore degli elementi? L'effetto desiderato si avvera. Ok, ma? Ma? Ti pagare il prezzo e mantieni il controllo. Ok. Nel momento in cui chiami il vento inizia a soffiare molto più forte di quanto non soffiasse prima. Vedete anche le altre navi. Tenetevi forte! Io sono super contento perché stiamo andando. Vedete che il vento inizia a rinforzare tutto un tratto. La vela di poppa, la randa, quella che sarebbe completamente aperta. La randa! Io uno nel tanto. Stiamo partendo! Spifferare il piccolo! Il vento a questo. Non, è differente di tutti gli altri venti dell'Inversword, non arriva dal cerchio, c'è un sistema di venti che spinge le navi, ma scende da sopra, cioè come sono come degli spifferi che scendono dall'altro mondo, perché è uno spirito del soprasuolo, del vento del soprasuolo, e piano piano comincia e spinge forte. Il problema qual è? Che nel momento in cui spinge forte inizia ad arrivare vento da tutte le parti, perciò ti sta aiutando ad andare più veloce, ma veramente più veloce,
ma non nella direzione giusta. Invece di avere una direzione sempre dritta, che era quella che volevate raggiungere, vedi che tutti gli uomini dell'equipaggio con molta difficoltà stanno cercando di tenere la nave su questa rotta, ma inizia ad andare a sbandare a zigzag, perdendone completamente il controllo. Vedi il capitano. Di questo, mi sono utilizzato io, visto che voglio provare le mie abilità nuove, perché non ho ancora capito bene come funzionano, inizio ad andare di nascosto dietro ognuno dei marinai che sta lavorando, a tagliarli per togliergli la loro abilità marinaresca, a vedere in quel caso se funziona. Oh, oh mamma! Tipo vado dietro al tizio che sta tirando la cosa, vado dietro e faccio... Fio! Ti tolgo l'abilità marinaresca! Sì, non si aspettano che stanno facendo le manovre, sono impegnatissimi. Sì, quanti ne riesco a fare mentre stanno facendo le manovre, voglio andare dietro, tipo 2-3. 2-3 perdono l'abilità marinaresca. E cosa succede per vedere se funziona? Man mano che succede questo, io almeno volevo aiutare! Vedi il capitano che dice: allora, le volete cazzare ste robine? Cosa state facendo? Cazzare e tirare! Non è la scave! Loro si girano. Ma cosa c'è? Perché il capitano parla di ischia con il suo uomo in pesce? No, non io, sono io all'ultimo che ho appena tagliato. È divertentissimo! Vedo che quando ha detto che c'è la rata si sta tirando giù i pantaloni. No, non c'entra niente! Vuol dire tirare! Per vedere se ha funzionato bene. Perché hai sentito il capitano che diceva sì, esatto. Tirare. Lui si gira. Tirare cosa? Tira! Tira sui pantaloni! Tira! E gli metto fretta. Tira! E lui tira sui pantaloni più. Di più! Tira il pantalone! Scazzalo! In tutto ciò, mi avvicino da dietro a idiota, lentamente e silenziosamente. L'ho critto. Mentre io sto urlando al tizio, cazzo quei pantaloni! Tiro fuori dal vibro del cloroformio. Cazzo quei pantaloni! E tu! Cazzaloni! In tutto questo vedete che il capitano ha perso completamente il controllo della nave, che sta sbandando in maniera preoccupante verso un'isola che si avvicina, e in uno schianto fortissimo di legno che si rompe e di travi, che vele che si lacerano e tutto quanto, la nave a terra, un po' tipo la nave di pirati. Anche perché uno ha lascato la randa prendendo tutta la cima e buttandola giù dalla nave. Esatto. Io rido intanto con il pazzo che mi si sta divertendo un casino. Magari non li chiamo più però, No, magari no. Allora, non è possibile che ogni volta che chiamo sti signori degli spiriti... E dovresti farti due domande e darti due risposte. Evidentemente ne basta una di risposta. Non sei così bravo a parlare con gli spiriti. Sei più bravo a parlare con i kobold, con le persone, forse persino con gli animali. Ma gli spiriti lascia perdere. Oddio, anche gli animali con le rete assassine. Cazzaloni! Vedete che ci sono due o tre di membri dell'equipaggio che boccheggiano... Sotto comincia a muoversi con un pezzo di trave addosso, l'altro con un coso piantato nel petto, che sono morendo. E il capitano, io che dormo al centro della nave, la nave non c'è praticamente più, tutta sfasciata sul fianco completamente, avete perso le vele che vengono portate via dal vento fortissimo. No, che la vela. Cerca di buttarmi però. La prendo io, allungo il braccio e la prendo. Terry, è a portata? Sfida il pericolo. Non so se... Strano che Simone, però, quando allora, io... cazzate me le permette in automatico, perché riescono senza... ma no, non è sorpreso. Così, siamo solo su una nave, gli toglie l'abilità, succede un macello. Sì, lo fai. No, io posso raggiungere qualsiasi cosa sia portata e tirarlo verso di me. Il problema è che se è più pesante di me... Io vado dalla zona. E allora vedi perché il vento sta buttando via. No, lo ferro a lui. Cerco di prendere al volo. Voi vedete, lui che ha agganciato la coda di Kerry. Io sono tipo... E Kerry è attaccato alla vela, e col vento che se ne vuole andare via. Io ho allungato il braccio, e però invece che tirarlo indietro, il mio corpo liquido si è tipo spostato lungo il braccio. E lui ha attaccato la coda liquida e gli sguisci... E gli sguisci per mano, ma continui a prendere perché cerco di prendere un po' di Luca.
Proprio per, ci riesci, fai fatica, però vedi che ti sguisciano in continuazione coda e zampa, fai fatica. Io però riesci. Corro verso io. Ancora Casini, sta fermo! E salto sulla schiena di Krull. Ce la farò io. Krull era un personaggio famoso. Non ce la faccio a ricordarmi i nomi di tutti. Non si ricorda Scrudo. È vero. Non si ricorda Matteo certe volte. Hai visto come ti sei salutato prima? Era voluto. Senti, io corro sulla schiena di Krull. Salto oltre, vado sulla vela. Verso di lui? Da passo oltre lui per prendere la vela e riuscire a portare giù il peso per farlo volare via. E io lo seguo velocemente per appendermi dall'altro lato e fare tipo paracadute e portarci giù lentamente. Ma vogliamo fare kitesurf? Kitesurf! Kitesurf con la capo ovviamente. Kitesurf si scrive con la capo. Sì, con la capo ovviamente perché come c'è. È più. Capito? Ma è come dire killer con la K. No, è cazzo, K. È come Deborah con la H. Esatto. K, è un po' come Patrick con la U. Non ho fatto bene i conti. Vedi, piano piano la vela veramente viene spinta molto. C'è questo vento molto forte che rischia da un momento all'altro di farmi comunque volare via. La sta tenendo tipo dai quattro angoli, presumo, giusto per cercare di trattenerla. Sì. Tu. In quel momento sai che tagliandola puoi ridurre la quantità di forza che viene impressa sulla vela e eventualmente potresti riuscire a tirarla giù. Posso farle da sbornissimo, so che posso farlo ma non perché non sei più un rodomonte, quindi ragazzi lasciate la vela, ci penso io. No Lascia, se la riporto io! Lascia fare a me! E apro il libro e inizio a tirare dentro la vela. Grande! Un pochino alla volta, aggrappandomi bene con i piedi alla a Kerr. Allora, sto pensando, non è che le volte guardo fuori. Devo pensare, non ho il muro, assolutamente non ho il muro. E... Cioè, in realtà Simone è un personaggio da soffitti sconosciuti, Shinji, carino, persona moderna. Secondo me dovresti fare uno sfidante tipo sulla forza perché devi tirarcela dentro. Il rischio qual è? Il rischio è che la vela ti esca e per... Cioè, tu nel momento in cui perché con una mano tieni aperto il libro e tieni attaccato alla vela, dall'altro continui a spingerla dentro, devi riuscire a metterla dentro, cioè rischia che ti scappi quel pezzo. E se te messi la copertina del libro con i denti e io lo aiuto. Vai, prova con... Lo aiuto dando aggrappandomi anch'io perché io comunque la mano aggrappata... Quanti... 7 più? No, quanti legami hai? Non li abbiamo mai fatti i legami. Io ce li ho, ne ho due. Allora non posso aiutare. Io ne ho uso tutti. Tu non ce l'hai? Non tirare. Io allora, noi siamo attaccati. Non hai più uno dei legami. È netto? Non tiro netto. 8 hai un più uno, solita 10. Tu hai fatto? 7 più, perciò 1, 8. Io ho fatto 10. Perciò l'hai aiutato tu. Ci siamo attaccati tutti quanti assieme, quindi io sono un po'. Ok, riesci a dargli una mano a tirare dentro la vela, che oggi fai veramente tanta fatica, ma riesci a tirare di questo pezzo e bene o male riuscite ad atterrare sul... E cosa te ne fai di una vela? Ci costruiamo una zattera per volare. Vedete che c'è una zattera per volare, sì. Vedete che c'è il capitano della nave che è ferito con una ferita sul viso che cerca di alzarsi. Datemi la mano. Mi spiace, non posso, giocate! Sì, se vuoi ti faccio smettere di soffrire, ecco là. Bravo! Mi piace il suo stile! Sono bravissimo col sushi! Vado! E io... No. Mi spiace, è troppo vento! Siamo arrivati nel posto dove non saremmo dovuti arrivare. Che posto è? Gli scogli! Io nel frattempo... Non mi bagno neanche, non bagno niente perché ho preso un fazzoletto in mano e si inumidisce completamente.
ci verso sopra una pozione di guarigione che ho e comincio a impaccargli la fronte. Ok. Con questo no. lo aiuta. Segno un uso. Ne ho una sola. Non sì. sarà mica un posto senza gatti? No, esatto contrario. Come? Ah, non vi preoccupate, ho degli stuzzichini. Dove siamo? È l'isola del gatto terrone. È l'isola di cosa? Il gatto terrone? Abbiamo già trovato un kobold. Il gatto terrone siamo noi. Il gatto terrore. Siamo noi. È la nostra isola, siamo i padroni. Ottimo. Ruba, riesci a mettere nel libro anche l'isola? Un pezzettino alla volta. Bene. Quest'isola è completamente popolata da gatti. Ma è bellissimo. Ma ci sono i loro guardiani. Chi se ne frega del mazzo? Le gattare. I raccasti. E che cazzo sono? Iracao! Non è Iracao! Sono riuscito a mettere Iracasta. No, è Iracasta! Ah già, l'altro che erano quelle Iracasta cose strane usate la sola volta. Poi dell'isola del servo. Iracosa? Iracasta! Tirati su intanto, va! Si nutrono di quelli come me. Allora dobbiamo. E noi ci nutriamo di quelli come loro! Allora dobbiamo dare. E la catena alimentare la conosco bene questa! Dobbiamo darti una mano, non possiamo lasciarti qui. No. Sdraiato a morire. Niente. Fallo alzare! Dai! Dai! Fallo alzare! Dammi una mano! Ho usato la pozione! Sì, infatti deve venire con noi. Rul salta giù dalla nave e mica. Io tiro fuori dal libro una stampella. Bellissimo. Io sono la stampella. Lui si appoggia. Grazie. Io vado verso il diavolo con la mano del pugnale nella mano. Come farò a dirlo al signor Croton? Non preoccuparti! Ci pensa, stupido idiota! Devi però dirmi cosa. Com'è questa cosa? Tra è consumato, difettoso e funzionerà solo una volta. Che però è una stampella. Non è stato progettato per essere usato in questo modo. Ok. Richiederà molto tempo e sforzo per è una stampella da nani. È un bastone da rabdomani. È una stampella da nani. Ok. È un bastone di Igor. Esatto. Esatto. È Zotti. Sì, una mano con non zottica più con la gamba che gli fa male, zottica con l'altra adesso. Esatto. E perciò non riesce a. Tieni, questo ti aiuterà a camminare. Come? Basta ti infili. La tieni con la mano la pinna. Quindi lui si mette la stampella sotto e la stampella gli arriva a metà coscia. Adesso se appoggi la stampella per terra, non appoggi la gamba che ti fa male. Così. Boom! Non è molto comoda però. Vabbè, io sono anche. Io uno fa le cose per fare del bene agli altri. Non puoi questo. Allungarmela. Sei un poco bello, vuoi apparire un poco, devi soffrire. Non è bello, io non voglio soffrire, basta. Vuoi rimanere brutto così come sei. Ma cosa dici? Potrei metterci un pistone idraulico in modo che quando appoggi ti dà già la spinta. Sarebbe ottimo. Un pistone cosa? Un pistone idraulico, c'è un sacco d'acqua da queste parti. A volte parla strano. Hai bisogno di acqua? Cazzo! Ti metto due mani sopra e strizzo, mi strizzo le mani e esce tipo. Cazzo, sei più vicino al grande regno o no? Cazzo il pistone! E vado verso il mio agolino. Che è appena fuori dai. Tanto lui è svenuto. Io vado a svegliare. Cazzo il pistone! Perché sento un po' le parole loro. Io vado a svegliarlo. Ehi, stupido idiota! Ho bisogno di te! Sì! Dobbiamo. Vasca! No! Sushi! Dobbiamo fare sushi! Al capitano di me! No, ma è lontano! Spostatevi da parte! Sous chef! Sì, tu mi fai da su chef, io faccio da fetta chef, come si chiama? Macina gatti! Sono stanco, lasciami dormire! Ma no! Sì, mi serve la tua spada! Togli la tua coda dal mio naso, questo dolciastro è fastidioso! Mi prendo la coda e l'annuso. È il cloroformio che mi ha dato il primo. Ah, la tua, no, mio, ok, no! Penso di aver trovato un gatto. Aspetta, gatto? Mi sveglio. Dove è il gatto? Io sono giù dalla nave e sto cercando. Ah? Annuso anche per cercare di sentire. Che è successo? Tanto seguo il mio. Avete presente? Chi aveva mandato? Te o Chris l'isola dei gatti quella giapponese? È un caraballo. Era un caraballo. Sì. Appena
ti allontani dalla crosta esterna, cioè perché quando arrivi sull'isola era tipo una spiaggia, no? C'era sul limitare. Io mi sono addentrato allora. Appena ti addentri, vedi centinaia di gatti che si muovono. Inizia a sbavare. Sambola è contro la violenza sui gatti. Ma non da parte dei tuoi. Non da parte tuoi. Io ho appena realizzato di essere il nemico naturale dei gatti perché sono fatto di acqua. Il gattaro del party è il nemico naturale dei gatti. Io punto il gatto più vicino, mi avvicino. Bello. Appena hai toccato i gatti. Si è asciato la parola. Anche la cuffia. Hai appena asciato il gatto? Lo so, devo tirare. Ok, l'ho preso. Lo tiro su per il coppino. Aspetta. Cugini! Appena fai così degli altri gatti che spariscono tutti gli altri gatti. Siamo già arrivati! Sì. Io ho 4 per costruire il pistone idraulico. Sei bravo! Guarda. Siamo arrivati! Nel momento in cui lui sta costruendo il pistone idraulico, dong. Una lancia, eccola là, arriva esattamente fra la stampella e il... E il tuo martellare. Oppa! Strength! Io sto tornando verso la nave col gatto. Sangue! Sangue di gatto che vuole. Stupido idiota! Idiota! Svegliati! Siamo arrivati! Per farlo sì, siamo arrivati! No! Sono tornati! Chi? Le tue guardie! Cazzo! Le guardie! Chi? Quindi siamo arrivati! Io no? Sono. Chi? Sollevo la lancia e dico. Mi metto a braccia aperte e provo a infilarmela da un lato, a farla uscire dall'altro perché sono trasparente. È strano questa roba! E poi chiudo le mani e mi appare attraverso le spalle. È apposta, da dove arriva questa? Dalla sopra! Mi giro per guardare. E vedete che ci sono una trentina di gatti umanoidi. Ah, non sono le guardie di prima allora! Ah, ci siamo fermati all'autocrill! Al Cobalt Green? No, non è il Cobalt Green, è il Naviga Inn. Ah, non saprei come tradurlo in maniera diversa. Naviga Inn. Fly In. Fly In, ok. Fly By. Fly By? Invece che brevi. Salve signori! Io, cioè... Stai gatti umanoidi per me non hanno nessuna attrazione. Mentre sta guardando voi... Io lui mi arriva, dico su per la fiancata alla nave, sbuco fuori col gatto e in quel momento tutti si girano verso di lui che ha il gatto così. Io lo butto. Guardate come sono grossi quei gatti. Cosa state facendo? Era tempo di colazione. Fun fact, i gatti, i felini possono o ruggire o fare il fuso. In questo momento stanno ruggendo. No, se ruggiscono non possono fare il fuso. Out. Ah, ok, sì, ma non stavano facendo il fuso sicuramente. Avete appena ucciso uno di gatti. Ah, ok. Cioè, ma nella vita in generale o contemporaneamente? No, nella vita in generale. Se ruggiscono. Quindi il leone non può fare il fuso. Ah, ma nel senso, il gatto fa il fuso, perciò non potrà mai ruggire nella sua. Ah, fra tutti i felini c'è questa cosa. Giusto. Beh, insomma, Dio, se il gatto arriva a la mattina avrai dei problemi. Sto pensando alla leonessa che ti mette lì, la sgattone tutta lei. Salve, signori! Facciamo spiedini! E tiro fuori un arco di luce con delle frecce di luce. Spiedini! Io guardo quanti sono questi qua. Una trentina. Più di 5. Sono tanti! Sono più di 5. Perché non sappiamo contare? No, l'altra volta ci fa. Sono più di 5. Ah! Copritemi le spalle! Non mi fai niente tanto, ok? Prendi, metto il mantello. Ah, beh, anche quello va bene. Vai tranquillo. No, voi intanto preparate il gatto. Salve, signori gatti. Loro sono sopra. Ruba, dove venire con me, stai lì ad assistere. Loro sono sopra. Loro sono sopra un'altura. Penso che verrò con te perché ho paura di quello che puoi fare. Ma niente, appunto. Loro sono sopra un'altura e stanno aspettando. E vedete che fra di loro iniziano a confabulare. Salve signori, siamo qui
per dirvi due cose. Sparo le frecce. No, aspetta, abbiamo avuto un piccolo incidente. Come voi siete sotto e loro sono dalla... Come potete notare, lui indica dietro, e però c'è in linea la nave dietro, molto dietro, e poi c'è il gatto morto spiattellato con la colaccia ancora piantata dentro al coppino. Abbiamo avuto un piccolo incidente. Avete ucciso un gatto. Ma abbiamo portato del pesce! Un sacco di pesce! Che vi spammerà per parecchio tempo! Anche il pesce fresco! Il capitano sbarra gli occhi! E vedi tipo la cernia del pescivendolo che rimane con gli occhi così. Su video è la prima volta che capisce fa. Ah! E punta la spada alla gola del capitano. Ti ho detto, svegliati, facciamo un sushi! È lui il pesce giusto, Grubby? Ovvio. Ah, ok. Allora metto nella spalla. Ora, avete ucciso un gatto. È stato un errore di valutazione di uno di noi. Sembrava un pesce. Non sapevo che ce ne fossero di molto più grossi. Lui è uno di voi? Sì, è un mondo onorario. Sono i miei cugini. Onorevole, ancora da discutere. Comunque, onorario. Vedi, inizia a grattarsi dietro le orecchie da gatto il... Manecchineco. Tipo il gatto porcinese. È seduto per terra con la zampa dietro che si gratta. Avete ucciso un gatto? È blasfemia uccidere i gatti. Vabbè, è blasfemia anche uccidere i coboldi. Molto più blasfemo. Dipende su non su quest'isola. Sei. Ho capito, ma noi non siamo di quest'isola. E poi non possiamo mica mangiarli lì. Ma nessuno ci ha avvisato. Voi siete venuti a casa nostra, no. Siete voi che dovete adattarvi alle nostre regole, non che noi dobbiamo adattarci alle vostre. Esattamente, ci si è scattati. Esatto, e non ci sono cartelli che dicono non mangiate i gatti. Ma una felpa con un nome di città, questo. Hanno, vedete che hanno tutti una magliettina verde, hanno tutti... C'è una felpa con scritto... Isola Nord. Basta, Isola Nord. Basta gente dall'esterno. No, basta sbarchi di kobold sulle nostre coste. Esatto. Se il problema è solo il gatto... È un problema gravissimo. È un problema gravissimo, ma voi non avete messo dei cartelli. Non calpestate i gatti, non uccidete i gatti. E noi ci siamo schiantati, ha senso. Ma in tutta terra di sotto si sa che questa è l'isola del gatto terrore. Ma noi veniamo dalla terra di sopra! Dalla terra di sopra, nessuno può venire dalla terra di sopra. Noi sì, due volte. Due. Siete venuti due volte. Cerca di fare due con la zappa. Sì, no, beh, solo lui e lui e anche lui forse. Quindi solo io stupido idiota una volta sola. Io vengo da ancora più in alto. Ah, è vero. Ancora più sopra. Ci ha mandato serpente primato, lo conosci? Io vengo dalla terra di sopra, la terra di sopra, dove non ci sono più terre sopra. E terra di mezzo? Sopra! Mi dicono che ci vive lo Hobbit! Si mangia? Sì, volendo! Esatto! Tenero, cicciotto! Mio gatto! Comunque io fossi mettere dei cartelli! Vedete che si parlano fra di loro, appena avete detto veniamo dalla terra di sopra, eccetera, iniziano a parlare fra di loro. Ma questo pesce lo volete? Si è anche un po' bagnato ora! se l'è fatta sotto perché. Mi sto puntando la spada laser sotto la quella e lo stiamo cercando di vendere a un esercito di gatti. Non è molto tranquillo. E vedi che si avvicina la Renci? Non potevate dargli gli altri che sono già morti. Beh sì! Adesso è solo una scusa, tu stai al gioco! Ok. Qualcuno che si fida come stupido idiota. Di stupido idiota poi anche. Tra l'altro, di stupido idiota. È finta di essere spaventata, va bene così, tranquillo. Non esagerare! Non esagerare! Mi allontano un pelino spingendola avanti. E come possiamo risolverla questa cosa? È molto semplice! Noi vediamo due pesci e ci teniamo il gatto, tanto ormai è morto! No, il gatto non si tocca. Noi vediamo due pesci giganti! Ma il gatto comunque non si tocca, andrà tumulato secondo le antiche tradizioni delle morte. Nelle pance dei kobolli! No. Vabbè, su quello possiamo lavorarci. L'importante è che ci diate il tempo di ricostruire una nave per andarcene. Perché si è rotta la nave? Sì. Ma qualcuno che sa papare a navigare la nave lo potevi prendere. Sa papare? Mi stai ancora... Sì, ma è finta, tranquillo. E dobbiamo parlare comunque. Sì, per stare al gioco. Sì, ne trovo qualcuno che sappia portare la nave. Quindi,
Voi vi mangiate. Allora anche noi dobbiamo tunzare i cosi morti. Niente pesce. No, se voi ci date i pesci, noi potremmo. Potremmo soprassedere. Le guardie di Temes. Sono i gatti di Temes. Però poi ve ne andate via, non tornate più, niente più sbarchi di coboldi sulle nostre porte. Ma non abbiamo sbarcato, ci siamo schiantati. Sì, sì, dico tutti così. Poi adesso, ancora un po', avete ucciso un gatto, mangiate, scusa, i nostri, aspetta, gatti, ma, scusa, andate con le nostre donne, oh, e poi non... No, al massimo le mangiamo le nostre donne. No, le piacciono le nane. Ma mi sa che gli piace un po' di tutto. Oh, c'è un po' di pelo. Scusa, ma sono sbarcati degli altri. È metallo. No, questo era il questo era scuro. Sono sbarcati degli altri coboldi. Voi. E prima di noi? Noi non vogliamo altri coboldi. Ti ho fatto una domanda specifica. Prima di noi sono arrivati degli altri? No. E allora come fate a dire che non vogliamo degli altri coboldi? Siete arrivati voi, avete ucciso un gatto. Ma è stato un incidente. Se continuate così, a un certo momento ci chiederete di togliere le statue del dio gatto dalle nostre case, dalle nostre scuole. No, mi fa venire l'acquolina, va benissimo così. Io mi avvicino intanto al più grande. Ma avete ammazzato per pesci? Guardate come la mangia. Vai così, istigami. Potremmo farlo lo spiedo. Che faccio, gruppi? Ti guardano. Preparati. Mi preparo. State dietro di me. Io mi stoppio. E uno dei doppioni inizia a fare il giro largo nascondendosi, però e cercando di farlo efficacemente. Ok. E poi vediamo se ci fanno efficacemente. E ti guardano e ci fanno, scusa, vuoi mangiarci scherzo della natura? Coboldo. Scherzo della natura. Coboldo. Vedi? Coboldi mangiano i gatti. C'è delle palline di lana? Anche lui! Anch'io sono sottoposto. È l'unico modo! Ti prego! Funziona sempre! Ragazzi. Aspetta, un'idea! Faccio muovere la mia luce! E la trappola a coboldo, perfetto! Un rosso per terra! La faccio diventare di un colore leggermente rosso. No, e la faccio muovere per terra! Scherzo della... Come... Vedi tutti la casta? Così! 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 Non ti fare prendere! Io vado da dietro. Ta, 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 quando c'era uno che seguiva. No, perché fai un gesto molto radiofonico. Li riprendo per la collottola, visto che sono chini verso basso, seguire la luce uno alla volta, quelli più indietro della fila. Li prendo e li accoltello. Prendo e accoltello. Prendo e accoltello. Ok? Sto facendo la raccolta per l'inverno. Ma sono grossi 2 metri, enormi. Sì, ma mi artiglio quando sto così vicino, fa tanto male. Ma tanto. Dopo aver fatto il essere riuscito a prendere il terzo, hanno fatto un il terzo ha fatto un urlo di capitale. Sì, capita sinceramente. Però nel frattempo c'è il clone stupido idiota che era andato, visto che sono distratti dalla luce. Quindi va da uno dei soppiatti di quelli lì, si vede qualcuno si gira all'urlo. Sì, all'urlo iniziano a girarsi, a capire cosa sta succedendo. Una parte del... Ok, allora quegli altri che sono ancora a seguire la luce, la cosa fa... Sa! Sa! E gli prova a dare 2 spadate. Ok, secondo me li prendi perché non stanno attenti. Ok, gli taglio la vita. Pam! Bam! Cadono giù. Coboldi sono il caos puro. E a quegli altri si sono girati, io invece gli tiro 2 frecce. Io prima, in uno degli stand, ho visto il Cthulhu. Sì. Mi richiamo di Cthulhu. No, la descrizione dietro era perfetta. I gatti si oppongono al caos. E ho pensato. Sono caos. È per quello che Nirlad li odia, perché sono più caotici di lui. Io attacco. Com'è tirare con le cose a distanza? Tirare. Volle, no? Distrezza. Volle, distrezza. Però bisogna di... ci abbiamo? No, tirare... c'è che... non so se abbiamo quella delle mosse base. Abbiamo 26 mosse base. Era la domanda se avevamo la cosa. Vai su tirare. Beh, non credo ce ne sarà bisogno. L'ha colpito. Perfetto. Sono perforanti 3 le frecce. Ok, vedi che li vedi che prendono perforanti. Sparisce la luce, quella che stava inseguendo rossa. Sì. Diventa tutta una freccia
si sdoppia e due frecce colpiscono due tizi diversi. Perché io faccio due armamenti di luce, due armamenti di luce però. E li puoi avere però e mi. Scusate, giusto? Sta passando il master era prima era allora, situazione. Ecco, le tradizioni riprenderanno quando ci sono. Molto bello. Ciao, avete visto cosa ha fatto? Sì. Sì, guarda, si è fermato, guardalo nel vetro dietro cui siamo noi, si è sistemato un po' e poi è andata via. Ma sistemata un po', proprio sistemata un po'. E sì, anche guarda dicendo, però dai, non sono mica male. Sì. Ma che gnocca che sono! Ma perso, ci mancava. Simone? Andiamo? Ok. E è stata la prima volta però in tutta la puntata. E secondo me prima mentre pensavi no, pensavo veramente. E in quel momento hai sdoppiato, giusto? Hai ucciso due, sì, esatto, tre danni. Sì, tre danni e sono tre più tre, no, forante due. Uno perforante tre. Tre? Sì, vabbè, se hanno armatura. Se no è inutile. Il forante serve solo per l'armatura. Sì, sì. Non è che fa più danni, cosa tiro? No, hanno delle. Guarda il tuo danno. 5 5 5 danni a uno, 5 danni all'altro. No, però sono perforanti, mi hai detto. 3. Quindi penso, a meno che non abbiano più di 3 armature, sono 5 danni a uno, 5 danni all'altro. Sì. Sono perforanti 2. No, io ho il guerriero, ho il scudetto 1 di luce, e le mie frecce luce hanno 3 perforante. Allora. E hai fatto quanto di danno? 5. 5. Aspetta, prendo il caster che non l'avevo proprio aperto. Non ti aspettavi, No. Io l'ho grigliata! Cioè, allora, il punto è, come fai a non pensare che i coboldi non vadano ad ammazzare dei gattoni giganti? Ma stava andando tutto bene finché lui non ha detto questo è bello grasso. ma se non l'avesse fatto lui l'avrei fatto io, che mandavo a prendere i gattoni. Lui ci ha aiutato e adesso era in pericolo. Secondo me io stavo cercando per una volta di non uccidere. Esatto, esatto, cioè non, Kruba è l'unico che ha preso qualcosa dalla lezione del nonno, no? No, di fatti, no, anch'io il bastone si può usare come arma. Di fatti è l'unico che rimarrà nel futuro. Se io devo arrivare con solo la testa, evidentemente qualche problema. Sì, ma non devi per forza farlo mentre giochiamo a Kobold, ti può essere successo in 300 anni. No. No. Non va bene. Già tu adesso passerai 300 anni da Cyborg. È come passerà 300 anni da Cyborg. Allora, due li ha colpiti con le frecce, hai fatto quanti? 5 e 5. Fai, fai. Ok. E invece un altro l'avevi preso con altri due gli ho tolto la vita. Hai due che hai tagliato con la vita, giusto? Io, okay. quello appena dei... vedono che la luce... Aspetta, un attimo. Appena vedono che la luce... facciamo tutto più led. Anzi, vuoi fare qualcosa prima mentre lo stanno facendo? Quello di prima, quello più grasso, che mi aveva chiamato scherzo un attimo, l'ho lasciato sul dito. Ok. Visto che è lì così che era poco distante dalla luce perché lui ha fatto scalzatura, tira a terra. Quanto più forza? Più forza. 9. E allora lo colpisci, ma lui ti colpisce. Esatto. Oppure non lo colpisci, lui non ti colpisce. No, Nicola no, se colpisce lui sarebbe stato dopo si poteva decidere di dare un colpo aggiuntivo ma di farsi colpire. Sicuro? Scusa, che cosa sei? Taglio spada. Al barone? Però non so che. A salire con 10 più da 2, con 7 9 più giù dall'anno l'effetto è un attacco. Il barco c'è la scheda. Io avevo fatto la scheda più sul tablet, l'unica cosa non mi ricordo, il barco fatti un dato da 10. Il barco dove fare il dato da 10? So che il mio fa un di 10 ed è quello che picchia quando fa quello che ho detto. Cioè, sono quello che mi dà di quasi. Ah, di 12. Danno.
Ce la puoi fare. Non sto trovando danno. Emanuele nuovo non c'è ancora fatto l'abitudine. Non so se c'è il danno. Sì, sì. Sì, sì. No, sì, ma non c'è. Certo. Io sono mai dato da 10. Dagli dato da 10? Non ce li abbiamo qua. Faccio uno. Vabbè, più forza. No. Il proprio arma avevi scelto e la lascia ed è la lascia impugnata, cioè l'arma impugnata al barbaro ha le due caratteristiche di 10, devastante e possente. Ok, e gli puoi tagliare via qualcosa e lo sbatti a lo sbatti lontano. Perfetto, tu gli hai fatto, mi hai detto un punto ferita. Allora, gli fai un punto ferita, ma nel senso gli dai una botta molto forte tale da tagliare le orecchie o a spingerlo via. Mentre lo spingi via, lui istintivamente aveva tirato sulla lancia per cercare di parare il tuo colpo e ti ferisce molto. Allora, c'è fatto un dato da 7 anni, no? Togli l'armatura ovviamente. 4 meno 1. Ok, senta. No, non è il comodo l'orario! In tutto ciò adesso, l'ho fatto per almeno siamo tutti allo stesso momento, in questo momento tutti, cioè non seguono più le lucine perché lui le ha alzate e vedono il disastro. Sono, allora lui ne ha già uccisi 3 precedentemente, normalmente come se niente fosse. Poi... Li ha uccisi? No, non è ucciso. Con la spada si ah sì, esatto, scusami, è quelli che non mi ritornavo. Ne avete già fatti fuori 5, ne rimangono 25 più o meno. Troppo idiota! Vuoi tagliare un pezzo di isola? È un po' grande! Facciamo la dominazione kobolda! Posso fare così? Tu, kobold onorevole! Ah, la luce ti aiuti! Quello sulla nave di stupido idiota gli punta una mano e lui si inizia a illuminare di luce. Allora è come andare a 6. L'energia sfondante del sole brucia la sua anima. Bravo! Bello! Bravo. Non è qua. È qua. Era quella 7 o più, rimuovevo un'afflizione da un paziente, eccetera, gli cambiavo, gli facevo ricrescere un arto. O con 10 o più gli guarivo anche un dado da 8 punti ferita, con 6 o meno, sono andato a 6, l'energia sfondante del sole brucia la sua anima. Urca! Quindi o l'ignoranza mi cioè la mossa dura durissima, no, prima. Mi sa che in questo caso è tipo che la mossa dura non la prendo io, la prende chi sicuro. Sì. E quindi inventato cosa fai? Mi brucia l'anima. Ah, scotto, che non mi spengo! Potrebbe essere quella di prima, forse. Quella la mossa razziale che diceva. Che era l'ignoranza. È la mossa razziale del dono. Che ti dice? Che è troppo stupido per essere soggetto a certi tipi di effetti mentali. E non è mentale, è bruciando l'anima. Secondo me è un momento in cui le cose tanti, allora, inizia a bruciare all'interno. Io la farei ancora più cosa. Nel momento in cui lui ti fa questa cosa, gli bruci la cupolità. Bravissimo. È proprio quello che volevo fare. Nel momento in cui lui ti fa questa cosa, tu inizi a percepire di avere una maschera di legno in faccia. No. Ti rendi conto di avere una coda posticcia attaccata al perizoma. C'è qualcosa di avere un perizoma? Mi sa che è andata male! Aiuto! Ignora gli altri gatti, l'altro stupido idiota, e lo prova a colpire alle spalle. Ok, io sono in due. Ok. Lo colpisci perché tanto lui in questo momento non sta più capendo niente. Gli taglio il dolore che sta provando. Ok, hai perso la tua volontà, ma non te ne frega un cazzo. Vabbè, ma hai risolto? Sì! E si fa uno e l'altro. A posto! A posto stiamo! Tutto a posto? Sì. Chi sei? Mi tolgo la maschera. Questa roba. Perché? Perché mi frega quella roba? Colpiscilo di nuovo! È tornato! E iniziano, e vedete che un gruppo di
di Rakasta si vengono verso di te, un gruppo di Rakasta verso di me e Kerry, perché io sto ben vicino a Kerry. Ok, perfetto, verso voi due. Sulla nave ci sono delle munizioni? No. No? Perché non ha trasporto. Non è andato a trasporto, non è. Okay. Non sono, cioè i pirati non sono così. In ogni caso, io sono stato ben okay. vicino a Kerry per un motivo. Ravano nel mio armamentario e ne tiro fuori una specie di mega spruzzino meccanico. Okay. È un mega spruzzino meccanico. L'unica cosa che servono i gatti, l'acqua spruzzata in faccia. Esatto, è una cosa grossa quasi quanto me. Non vuoi fare quello che penso che tu voglia fare, è necessario. Mi devi dire però di queste. Queste qua, perché ovviamente non è preciso e perfetto. Io voglio prendere. Io lo voglio piantare in petto. Tu voglia schizzare dell'acqua sulla casta. Io voglio schizzare lui. Io posso farlo. Perché io posso sfidare il pericolo sfruttando la flessibilità del mio corpo, che può infilarsi in qualsiasi anfratto. E possiamo fare questa mossa. Io posso entrare nello spruzzino e farmi spruzzare fuori. Allora, cioè, è più una. Deve essere largo tipo una. Allora, è largo così il mio. Cioè, è una tipo una pompa. È tipo l'idrante. Perché deve passarci il mio braccio, quindi. È un idrante sostanzialmente. Ok. Questo cosa succederà? No! E come succederà? No, devi qui. Ok, lo facciamo alla prossima puntata. Perché dobbiamo fare le mosse di fine. Ok, ok. No, che non l'abbiamo fatto neanche l'altra volta. Gruber, no, io questo non lo faccio. No, non è necessario. No, fidati di me. Addio. E come la botola di Lost. Cioè, lui tra l'altro a questo punto non me lo chiede neanche, perché è tipo quelle da. Le manichette da. Sì. Tira indietro la cosa e risucchia dentro. Cosa succederà? Lo scopriremo la prossima puntata di. Cavalli! Eh sì, perché tra un mese. Cavaldi! Stai parlando delle cose. Mi guardavano male, mi guardavano e dico Cavaldi! Quando voglio. Perché io dico Cavaldi quando mi pare? E piace! Oh. Mosse di fine sessione di due sessioni. Di due sessioni, che almeno le facciamo. Non ci ricordiamo. No, un'altra volta. No, infatti neanche io. Ma quelle dei. Quelli di fine sessione dell'altra volta le facciamo. Riascolto podcast e le facciamo? Sì, ma lo riascolto adesso, però... cioè lo facciamo la prossima volta. Esatto, sì, vabbè, io farei quelli di questa sessione. Sì, facciamo quelli di questa. Allora, ricordate che abbiamo deciso di aggiungere la mossa, di sostituire la mossa del coso, però, prima di tutto. Siamo su Inverse World, perciò usiamo le mosse di fine sessione di Inverse World. Ah, sono diverse? Sì. Ah, interessante. Sì, sono al contrario, tipo non fare niente di rilevante non trovare un tesoro di degno di nota e non allora, sconfiggere un nemico. Almeno ne approfittiamo per leggere anche agli ascoltatori. Quando finisce la sessione di gioco, scegli uno dei tuoi legami che credi sia risolto, completamente esplorato, non più rilevante o altro. Chiedi al giocatore o al personaggio con cui avevi quel legame se è d'accordo, se lo è ottieni un punto di esperienza e scrivi un nuovo legame con chiunque tu desideri. Ok. Il classico dei legami. Questo qua sì. Non ho risolto niente. Okay. Io devo segnare ancora io. Io niente. Tu uno, però io devo cancellarlo di base perché non me l'hai dato dall'inizio. È una discussione fra di voi. Io uno l'ho bruciato dall'inizio. Posso farlo perché tu non me l'hai fatto fare. Perché io c'avevo Kerry, era con me quando ho incontrato Sola per la prima volta. No, non c'era. Tu non me l'hai fatta incontrare. Vabbè, te l'hai fatto incontrare. A me me l'hai fatto incontrare. Ma lui sì. Doveva essere con me quando l'ho incontrato. E infatti c'era, si può entrare nel sogno. No, lui non l'ha mai incontrato. La divinità della luce. L'ultimo respiro, l'ultimo battito del cuore del primo drago. No. Tu non c'eri. Ero lì sull'isola. Sì, ma non l'hai incontrata tu. No. Quindi questo proprio l'ho braso e metto un altro di base. Sì, no, però. Mi sa anche a me non c'è senso. Avevamo fatto quella che lei ha incontrato e ha donato la luce. È vero. Ok. Altri... no? Una volta che hai aggiornato i legami, controlla la guida. Se hai seguito la tua guida almeno una volta in questa sessione, ottieni un punto esperienza. Se non hai seguito la guida, questo è il grosso cambiamento, puoi cambiarla con una nuova, fin tanto che spieghi perché hai fatto il cambiamento. E
Ok, io l'ho l'ultima sessione. Sì, l'ultima sessione? Sì. No, quella che hai fatto adesso. Ma a me mi interessa saperlo di l'ultima. Perché se l'avrei cambiata in questa, l'avrei fatta. Abbiamo detto che l'ultima non avendola fatta l'altra volta, facciamo sopra adesso. Però dimmi te. Perché ad esempio io l'altra volta ci avevo messo: agisci per distruggere un luogo delle creature dell'oscurità. Visto che stiamo facendo un macello e casino. Lui l'avrebbe cambiata, quindi non avrebbe preso il PX con sì. Volta, e l'avrebbe cambiata in alleia la sofferenza di una persona o un luogo. Ok, sì, lo l'hai fatto? Oggi no, perché non ho fatto danni, però l'ho cambiata. Ok, e la tiri quella? Sì. Io ho mantieni le cose pericolose lontane da chi ne abuserebbe. Ho tenuto lontano il libro da Croton che ne abuserebbe molto più di quanto ne farei io. Sì. E secondo me... Sì. Dillo con Croton se... Non c'è... Ah no, la guida. C'è un NPC. No, scusami, la guida. Va bene, sì. Da cani no. Puoi cambiare solo se no, e poi è quella che mi ha insegnato nonno Kenny, quindi probabilmente resterà per sempre questo. Io ho salva qualcuno da danno certo, che da un certo punto di vista ho salvato il capitano. Perché ho sprecato delle risorse importanti per me per curare. Però è salvato da danno certo. Okay. Cioè, prima vabbè, che succede. Sì. Nopa. Niente. Perché non ho guardato la morte in faccia. Le volete cambiare voi due? No. Io rispetto a quelle altre cose. Io ogni volta che ci provo a guardare la morte in faccia, forse in qualche modo No, ma parliamo! No, ma stavolta facciamo diplomatici! Io forse sì. Ma non abbiamo mai fatto diplomatici nelle ultime 6 sessioni. Io cambio, oggi sì. Faccio. Fai avanzare i piani della tua divinità. Che nel mio caso non è lo spirito dell'acqua, ma è il serpente di mano. Esatto. Che sono gli spiriti della terra. Sì. Sono gli spiriti dell'acqua, si è detto piumato. Diciamo che il serpente piumato mi sta simpatico di spiriti dell'acqua per niente. Ho trentato a passare il cosplay che ha tipo solo un mantello rosso. C'è un tipo... No, aspettate, purtroppo non è che ha solo ma. Cioè, è vestita normalmente e ha un mantello rosso. Però c'è un tizio che è passato 4 volte e ogni volta che è passato aveva tipo un oggetto di abbigliamento in meno. Non so se ti ha in fondo gioca una strip poker. No, è run street poker perché devono fare le vasche qua davanti dopo. No, perché sapevano che c'ero io quando erano suicidi, vanno da una parte e si tolgono un pezzo di vestito, tornano indietro e se ne tolgono un altro. Poi rispondete a queste domande come gruppo. Avete imparato qualcosa di nuovo e importante sul mondo? Sì. Cosa? I gatti qua hanno una società invece di non essere solo cibo. Non possiamo mangiare gatti perché sono sacri. Beh, è un parolone. Non possiamo, è sconsigliato. Non è accettato. Non è socialmente accettato mangiare gatti. Tutti. E non lo sapevamo nemmeno io escludo che venivamo da questo. Già. Avete sconfitto un nemico o un mostro degno di nota? No. Non ancora. Ok? Avete cambiato un luogo per sempre, in meglio o in peggio? Sì, l'isola dei gatti. Non ancora. È comunque in peggio. Qualsiasi cosa sarà la prossima volta. Per me non sarà la fine sessione della prossima. Avete ucciso 5 a casta, cioè non l'avete fatto. Ora scusate. Questo sempre, esatto. Dai, che i coboldi della testa dice questo sempre, cambiamo in peggio. Sempre in peggio, sono d'accordo con te, Chris. Ok? Io l'avrei dato questo, però vabbè. Secondo me, nel senso, se facciamo disastri, è chiaro, proprio appena iniziato. Se forse abbiamo cambiato una persona, sì, il povero... È stato cambiato il povero crew che è ritornato a essere... Che ci sta alla fine dell'avventura che sia ritornato proprio. Ma la prossima volta con calma troverò il modo tagliando di varie parti della personalità a farlo tornare coboldo. Sì, perché gli arrivi fino al cervello rettiliano. No, ma gli tagli, scusa, lui non è un coboldo perché magari non è così stupido, quindi gli tagli l'intelligenza. Non è un coboldo perché gli hai tolto la coboldità, non ne ha più. Esatto, ma io potrei farlo ritornare coboldo come solo carattere. No, per farlo tornare. Perché non è un coboldo adesso? Perché gli hai tolto tu la coboldità. E quindi cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? A parte che io non ho usato la mossa per tagliare la coboldità, capito, però quindi non è quello, è lui che gliel'ha bruciata. Perché hai fatto 6. Ma cosa distingue il fatto che lui non sia un coboldo adesso? Che non importa cosa sia. Cosa proprio vero coboldo, cosa gli manca sarà? Perché non è così il fatto che non è un coboldo. Ma sono convinto di essere un coboldo. La coboldità è non si sente di essere un coboldo. Togliendo cose è un po' difficile. Togliendo di tutto ragazzi, il resto. No, va bene. Ne discutiamo in macchina, abbiamo tutto il viaggio di ritorno fino a Milano.
che non penso che gli ascoltatori ne freghino più di tanto. Cioè, guarda, ma se si tratta un casino, però un viaggio lungo, già lo so. Oh, che peccato che sono da solo in moto. Questo programma era Fumble, il primo podcast di Live Play di giochi di ruolo in Italia. Comodi! Dungeon World, D&D, parole a caso. E presto altre cose bellissime. Allora, tutti coloro che hanno vinto, ce l'abbiamo la mail. Abbiamo la mail di tutti, se hanno dato una mail sbagliata. Sono zi loro, Vi contatteremo per il resto. Se non sbaglio ci dovrebbe essere anche una maglietta. Abbiamo delle magliette per i presenti. Esatto. E visto chi è venuto... Sì, e hanno fatto la fatica e la cosa di venire fin qua da noi, è giusto che abbia la maglia di Comodo. E i prossimi che verranno a Fumble riceveranno la maglietta. A esaurimento riceveranno la maglietta di Comodo. Quindi venite a trovarci a giocare a Fumble e avrete la maglietta di Comodo. Assolutamente. Sì. Ringraziamo ancora l'organizzazione del Play che ci ha permesso di giocare quest'anno due in diretta di seguito dalle 2 alle 4. Ringraziamo Narrativa per i manuali e per il concorso che abbiamo organizzato insieme a loro. Bellissimo. Ringraziamo JJ per la maglietta, che è sempre bellissima. I disegni come sempre JJ. Ringraziamo Chris che è venuto a farci la voce della testa. Ringraziamo Luca che è venuto a trovarci a fare il coboldo. Il mio Chris che è stato un padrone di casa. Andrea Rossi che ci ha regalato i manuali. E proprio qua davanti neanche qui c'è Andrea proprio passato davanti qua davanti a noi che ci ha regalato le avventure per il D&D Scatola Rossa. Sì. Ringraziamo tutti quelli che hanno mandato mosse per i coboldi che verranno pubblicate a breve sul sito, a breve nei miei tempi. Quindi esatto. Tra un po'. Io devo ancora fare un sacco di roba. Intanto, Claudio, ieri è stato a fare il podcast fino tipo a 2 ore davanti al PC, caricandolo col cellulare in una maniera orribile. Noi ci sentiamo mercoledì con la serie Dungeons and Dragons. Esatto. Tanto ormai. Mamma mia, per chi non ha ascoltato il podcast di ieri, comunque tanto ormai. Ma qualcuno della nostra voce a testa ha già ascoltato il podcast di ieri? No, ok, non sanno cosa gli aspetta. Lo sbattimento e poi non apprezzano. Esatto, esatto. Vacca si può chiudere. No, non le voci in testa. Vacca 2, Fumble 0. Esatto. E dietro i microfoni, Claudio Serena, Roberto De Luca, Killer Cereali, Simone Bonavita, Jacopo Colò, Mantamonte Manelli. Noi ci sentiamo mercoledì. Ciao! Ciao! Buon play! Urla, che vociata! Ah.